Croce rossa, quella croce fa impressione. Sì, lo so, però è così, quello è un segnale che serve al datore luci per puntare a venire buono. Sì, per punto, così viene troppo buono, sì. Niente, signora La Rosa, che cosa ci devo dire? Non che lo so, praticamente dico, non lo so quello che lei mi deve dire. Praticamente il discorso è chiuso. Io ci ho fatto la promessa prima, no? Ci ho detto che io se... Lei mi ha fatto la premessa. Mi è peligroso, per la volta, per la premessa è una cosa, la premessa è un'altra. Lei mi ha fatto una promessa. E io praticamente me la sono dato in discoteca. E ogni promessa cos'è? Un debito. Ecco, perché praticamente mio cugino dice che mi ci portavo io. Ora mio cugino, perché era, io era spacennato, che non c'era niente che fare. Sì, come io praticamente mio cugino io che si acchiappavo forte con sua moglie. Se proprio si acchiapparo forte, ne uscivo da casa, perciò non avevo niente che fare. Perché io mio cugino, il samaritano, che non aveva assaiato picca che samaritano. Io sono stato sempre un tipo astrologo. Astrologo? Ma come astrologa che c'era sì, l'altro giorno. Un tipo strano, un tipo così. Bizzarro. Ecco, io avevo vizio di carte. Mio cugino aveva vizio di carte, giocavo sempre le carte. Succede, da mattina alla sera giocavo le carte, a briscolo, tre sette, a scupo, scupone, giocavo sempre le carte. Io quando parlavo ormai che avevo acquisito un linguaggio che parlava sempre, oh, non hai briscole. Oh, così. Ma che c'è anche nella vita comune. Utilizzava questa abitudine. Utilizzava questo gergo. Questo gergo utilizzava. Lei che è amico suo, mi traduce. Sì. Vabbè, questo linguaggio. Questo ringrazio Santino. Perciò no paese praticamente, non si poteva fare zitto, non si riusciva a fare non zitto. Perché i film non è che si mettevano con uno che c'ha questo vizio. Certo. Poi ogni giorno come fu e come non fu, che poi si sa come fu. Sì. E dopo acchiappava una carusa di un paese vicino, acchiappava una carusa di un paese vicino e Samarataro. Perciò, e questo fu invitato, io matrimonio, tutto cose. Signora Rosa, lei ci dico perché siamo qua un bugno d'amici, siamo sì, andati cioè, la persone. Prima notte del matrimonio. Come è andata? E la cucina, trasa andava a stanzia a letto, si mettono a letto, tale sua moglie ci fa bene. Così? Nai briscole. Scusi, Scusi. Assurdo. Quella là, giustamente. Quella giustamente. Quella giustamente, tale onda facce. Da Carusa, che ne sapeva? No, dice, guarda, proprio a briscolo non me ne trovo. Ido, a collera. Sì. C'è pancato. Se buttavo da banna e stato mescivo la prima notte la di prima nozze. Notte. Chi era da Carusa chianto, l'indomani. Certo. È rimasta delusa. Sarebbe stato troppo male. Certo. Dice, forse ha un strapazzo di un matrimonio, ha giornata. Aspettiamo domani. L'indomani si la stessa scena. Questo si prepara. Io poi mi contavo a mia cucina che... Se qua un doletto a tagliare, che schiondalo, che più forte beda, c'è adesso. Così. Perciò chi dice Cassia, ma sera fu un corpo che fallì un corpo. Sì. Perché ci dice, che vuoi? No, i briscoli! E lui dice, no, i briscoli no, no, peccato! Se buttavo delle banne a stato miscio, da Carusa chianto, l'indomani perché e viene in mia. Dice, sai, tuo cugino, così, così. Dice, scusa, ma il cugino non è che è pazzo. Che tu dici sì, che te può fare, no? Che vuol dire che... E allora, per davvero, puntuale, la terza sera di nozze, no, la prima, manca la seconda, la terza sera di nozze. Vediamo il terzo tentativo. Come se coccao, che il cugino ci disse, beh, no, i briscoli, chi ci disse, sì, io ci metto un caroco. Io guardi, perché io era uno che voleva giocare sempre sul sicuro. Certo, voleva essere. Voleva giocare sul sicuro. Sta cosa io avanti per un mese, ogni sera. Ma è briscolo, chi da sì, io ci metto caro come una carneficina, scialabia proprio. Scialabia fice. Il 31° giorno mio cugino arrivava da stanzialetto. Sì. E questo fu praticamente la notte che poi mi portava alla discoteca. Sì. E io si coccavo e si giravo da bene. Sua moglie, io cominciavo, no? Sì. E affio, io dice, che c'è? Dice, guarda che hai una bella briscola. Cioè chiedo giustamente che è uno che sa più giocare. E non è che io capisco vincere. Certo, uno serio, se votavo, qualificato, diciamo. Sì. Se votavo appena appena ci disse, non ce n'è a carico. Scusa. Io era deciso, cioè però non ce n'è caro. Io che era una che insisteva, stessa manco 5 minuti, e affio, vedi che c'hai una briscola troppo sicura. Chiedo giustamente mio cugino, ci disse, senti, ti disse che caro con nonnaio. E chiedo un'altra volta, guarda che hai una bella briscola, chiedo, vedi che caro con nonnaio.
questa svergognata cala i cupetti, ci cala il pigiama, dice, oh vero, con cara che ce l'hai? Che non so se ho questa cutia, non ho più che avete lì i gatti! Ha capito, c'è una cosa? È sacchiattaro, forte! Questo era andare a spettacolo. Sacchiapparo forte. Sì. Sacchiapparo forte, perciò... Sacchiapparo forte. Io non uscivo da casa e mi telefonavo a mia. Sì, no. Dicevo, vedi la discoteca. Guarda. No, va bene. Ho capito. Capoi mio cugino è, sì, una persona... Sì, uno serio, il suo cugino, sì. Ma è una persona seria, una persona educata, una persona pulita. Sì, immagino. Quando io da soldato ci reso una medaglia che da... Al valore? A valore di igiene. Al valore civile? Di igiene. Perché di igiene? Perché ci hanno fatto una cosa, in misura fece una specie di parata a Piazza d'Arme, no? Sì. A caserma. Perché c'era un colonnello che passava tutte quante in rivista, io o primo ci disse, o primo che era prima di, c'erano, prima di mia cugina ci disse, soldato, ci disse, che cosa c'hai tu nello zaino? Perché erano pronte per partire, perciò che lui ci disse, signor colonnello, io ho la borraccia, ho i galletti, ho i viveri, un sacco a pila, la pistola, i pallottole e 7 para di mutanni. Perciò che dice, come 7 para di mutanni? Sì, signor colonnello, ci disse, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, bravo soldato. Sei un soldato valoroso e pulito, passavo secondo, chiedo che era prima della mia, sì, cucina, mia cucina uglieva. Come Romano chiedo, soldato, che cosa c'è dentro lo zaino? Perché chiedo, ci disse, signor colonnello, c'ho la borraccia, i galletti, i viveri, un sacco a pila, la pistola, le munizioni e 8 para di mutande. Dice, come 8 para di mutande? Dice, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, di mattina, niente sera. Tu sei un soldato valoroso, ci disse. Ci disse, sei un soldato... Si dice, sei un soldato valoroso e super pulito. E quindi se ne mio cugino. E mio cugino dice, soldato, che cosa porti attorno allo zaino? E che dice, c'ho la borraccia, i galletti, i viveri, un sacco a pila, la pistola, le munizioni e 12 para di mutande. Il mio colonnello dice, come 12 para di mutande? Che cosa devi fare? E io dico, gennaio, febbraio, marzo, aprile, questa è la medaglia che le chiedo. Enrico Guarneri, Listerio. Tanti, sì, certo. Allora, eccoci. Mi scordai di dirci, signora Rosa, che in Opaese, Opaese in estate c'è una corsa di cavalli. Che fanno una corsa di cavalli. Cioè non mi fate mancare nulla. Niente, niente. Chiede con... Così? Chiede a ostacolo. Chiede quello ostacolo. Sì. E allora, siccome c'è uno che a Opaese è troppo forte, che sto a destra... signora, non a manorita, cioè a destra, che a destra i cavalli, alleva, a destra i cavalli troppo, sì, bene, sì. Perciò l'anno scorso ne fece uno cavallo, come ci faceva io due cavallo, hop hop, figlio, hop e salutava subito, a comando era questo. Cosa di pazzo, si avvicinava allo stabile, hop hop e salutava. Stanno ne fece uno che come ci faceva hip hip, io urra, ci rispondeva il cavallo. Cioè addestrato, era talmente addestrato, addestrato, ho capito, vabbè. Perciò c'era questa corsa che do so ordine cucino a dire, Matteo, quanto ci porta a girare a cavallo? Cioè, lui si voleva subito misurare con questa attività sportiva. Il signore ne fece i piedi per camminare a piedi, certo, con precazioni di ICAD, sì. Matteo, quanto ci porta a girare a cavallo? Ho capito, comunque la passione, tra l'altro il nostro Massimo Spada per esempio è una grande passione per i cavalli, quindi vabbè, c'è questa passione, quindi hop 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 hop, sì, senza urrà. E allora Rosa cascavo tu cavallo, sì, un dappa un terra, ci venne una commozione cerebrale del, sì, culo ci pigliavo, perché un dappa, lasciando perdere la seconda parte, cioè la parte anatomica, ma si rende conto di quello che dice, la commozione. Commozione. Almeno stasera che c'è il professore Scapagnini, professore... che è un medico neurofarmacologo, almeno cerchi. Ma di fatto il professore non ha battuto, non ha battuto Giglio, ha battuto Giglio. Vedo cascavo, c'è avuto questa commozione, esatto, cerebrale del culo, vabbè, e una frittura del piede, sì, che ci arrestavo, azzeccato, andava a cosa, andava a staffa do cavallo. Sì.
signora Rosa, gli schigli, già che ducaezza urdu, cioè quando parla, già su immagina questi... quando fa schigli. Come no? Ah, una specie di leone. A questi modi così. Perciò vieni a cosa? All'autoambulanza. Sì. Che da ruolo l'autoambulanza, perciò chiedo io, pigliamolo. Io che la voglio accompagnare perché sono un parente più di cultura. Chiedo che lei non si esponga troppo, insomma, non ormai usano tutto in due paesi. Sono un quarto del paese, sì, sempre quarto. Non ha migliorato. Un quarto, c'è Usino con l'assessore, professore Marco Coppino, poi c'è Sogno. Sì. Perciò, scusi, mi perdoni, ma in base a quale criterio è stata fatta cosa questa classifica? Tutti? Cioè, quando sono discuto a caffè o a bar, cosa? Box Populi. O disse l'Eterio, basta, mezza parola. Per capirci, voglio dire, non è che. Perciò, io dovevo accompagnare l'ospedale. Sì. Dovevo accompagnare l'ospedale. Dire, ruau, sono mogliere da corsa. Come una ah, mio marito, schifo. Un piccino di non lo posso lasciare, arrivavo l'altro parente, arrivavo chiedo che avevo organizzato la corsa, l'autoambulanza, chi è un autobus, signora Rosa? Cioè, non può essere, chiacchieravamo tutti, sì. Io mi scordavo un ferito già, non la accorgevo. Quando ve ne siete accorti? 3 chilometri. Dopo 3 chilometri? Dopo 3 chilometri. C'è il ferito a terra e voi 3 chilometri avanti. Io sapevo perché ne accorgevo. No. Ma sta ambulanza è spaziosa. C'è. Perché eravamo assettati tutto un nuovo posto dove c'avevo gli essere io. Cioè, ma ci stiamo qua. Poi torniamo, lo pigliamo. E lo portiamo ospedale. Portiamo ospedale e allora ci hanno fatto subito, io giustamente, a Roma, chi dà l'ambulanza, camminava, signora Rosa, a Cuccio Russa c'è un motore a iniezione, chiedo perché cammina. Giusto? Perciò, come a iniezione. E come a Roma ospedale, io ho visto che c'era una gran confusione, disse, ma cane, mettiamo a aspettare un turno. Perché hai una porta che c'era. Siccome io sono fatto soprattutto male in due piedi, sì. E io pediatra, accorto. Giusto. Che ho visto. Che lei ha fatto subito questa considerazione. Se si è fatto male in piedi, pediatra. Ci vorrà un pediatra. E trasiamo un pediatra. Chiedo qua, mi dice, ma che state facendo qua? Sì. Chiedo perché ci faccio vedere un piede. Dice, ma scusa, io ho visto solo piccirini. Chiedo di una sangata. Per giù. Ma là, una transiana che mamma, c'è sciancata mamma. Sì. Dice, ma no, dice, lei se ne deve andare, da qua, non può essere. Come stavo muniscendo, io forse fu stramamento, uscando, dovevo fare 2 gocce d'acqua. Le solite gocce d'acqua. Perciò io cercavo un gabinetto. Sì. Io chi mio, io l'occhio uno mio. Dove? Gabinetto c'era scritto. Perfetto. Trasì e c'era uno assettato con una specie di cosa, chiedo giustamente affio come trasio, chiedo, che sta facendo? Dice, scusa, ce n'è il gabinetto, dice, che è sto gabinetto dentisto qui? Che sta facendo? E ciò chiedo, scusa, dice, ma io chiede. Signora Rosa. Io che non l'avevo capito prima. Mi sembrava lineare. Una cosa, da tutta sta cosa, mi creda, duravo 10 minuti, foro 10 minuti di inferno. Sì. Poi finalmente siamo a pronto soccorso, ci dice un'agnissatura. Ora col fatto che io ci viene da commozione cerebrale, cosa? Va bene, sì, lasciamo perdere. Ci viene il che cosa? Non lo so, potessi tirargli. Erroidi. Calmo, ho capito, calmo, perché questo lo è un altro. Lo saccio come. Il professore già mi capivo. Sì, il professore ha capito, ho capito anche io e temo. Temo lei dove voglio andare a parare. No, per carità. Cine è orroide. Orroide. Vabbè, creatore consumato. Cioè. E ha detto non ci poteva stare perché ci aveva pettegnessato. Sì. Curcato non poteva stare perché non ce la faceva stare. Assettato non aveva parlato. Non abbiamo parlato. Signora Rosa, la riduciamo a dire pinnisse mezzo, assettando lo dà a testa, assettavo. Sì. Al contrario. Sì, era l'unico modo per poter stare tranquillo. Sì. Perché si doveva operare dell'elenco che c'era di attesa, 2 mesi di attesa, e 2 mesi assettato con la testa. Come poteva fare? La testa si deve andare a occhiata, signora Rosa. Certo. Completamente. Certo. I capelli ci cascarono. Sì. Quando mi sono dita un'altra volta pareva un monaco, c'erano arrestati i capelli da lato e la tigna sopra. Ho capito. Nel frattempo, vedi cosa della vita, stanno a testa sutta, che è un fatto normale, la scienza che sta cosa dice, c'è calare i cataratti. Ai. Proprio una disgrazia tira l'altra. Ma è un disgraziato. C'è calare i cataratti, ma poi operare di urgenza, certo. Contemporaneamente, di oroidi e di cataratte. Signora Rosa, io non so che succede con Tassolo Bello. Non lo so. Fatto stacca di noi ogni volta che affio chianci, ma un feto, signora Rosa. Un feto che non si può dire. È stato tale una confusione il miscuglio di patologie
che probabilmente il medico qualche errore lo avrà commesso. Fare. Ho capito. Così è. E che cosa è finito? Vabbè, e quindi. E ora creatura non puoi piangere. No. No, magari quando è a missa, che c'è la chiesa, commuove, sì. Se ne giro fuori. Certo. Pianza ci può stare. Certo. Vabbè. Litterio Enrico Guarneri. Croce rossa, quella croce. Fa impressione. Sì, lo so, però è così, quello è un segnale che serve al datore luci per puntare a Vegno Buono. Sì, per punto, così viene troppo buono, sì. Niente, signora La Rosa, che cosa ci devo dire? Non che lo so, praticamente dire, non lo so quello che lei mi deve dire. Praticamente il discorso è chiuso. Io ci ho fatto la promessa prima, no? Ci ho detto che io se... Lei mi ha fatto la premessa. Mi è peligroso per la volta, per la premessa è una cosa. Ci ho fatto la premessa è un'altra. Lei mi ha fatto una promessa. E praticamente me la sono dato in discoteca. E ogni promessa cos'è? Un debito. Un debito. Ecco. Perché praticamente mio cugino dice che poi mi ci portavo io. Ora mio cugino, perché era, io era spaccennato, che non c'era niente che fare. Sì, siccome io praticamente mio cugino io che si acchiappavo forte con sua moglie. Se proprio si acchiapparo forte, ne uscivo da casa, perciò non avevo niente che fare. Mi dispiace, questo mi dispiace. Perché io mio cugino di Samaritano, che non aveva assai avevo picca che Samaritano. Io sono stato sempre un tipo astrologo. Astrologo? Ma come astrologa che c'era sì, qua l'altro giorno. Un tipo strano. Un tipo così. Bizzarro. Ecco, io avevo vizio di carte. Mio cugino aveva vizio di carte, giocavo sempre le carte. Succede, da mattina alla sera giocavo le carte, a briscolo, tresetta, a scupo, a scupone, giocavo sempre le carte. Io quando parlavo ormai che avevo acquisito un linguaggio che parlava sempre, oh, non hai briscole. Oh, tu così. C'è anche nella vita comune. Utilizzava questa abitudine. Utilizzava questo gergo. Questo gergo utilizzava. Lei che è amico suo, mi traduce. Sì. Vabbè, questo linguaggio. Questo ringrazio Santino. E questo c'aveva, perciò no paese praticamente, sì. Questo, non si poteva fare zitto, non si riusciva a fare non zitto. Riusciva. Perché i film non è che si mettevano con uno che c'ha questo vizio. Certo. Poi perché ogni giorno come fu e come non fu, che poi si sappia come fu. Sì. E perché acchiappava una carusa di un paese vicino, acchiappava una carusa di un paese vicino e Samarataro, perciò. E questo fu invitato, io matrimonio, tutto cose. E signora Rosa, lei ci dico perché siamo qua un bugno d'amici, siamo sì, andati certo, la persone. Prima notte del matrimonio. Com'è andata? E la cucina, trasa andava a stanza a letto, si mettono a letto, tale sua moglie ci fa bere. Così? Nai briscole. Scusi, Scusi. Assurdo. Quella là, giustamente. Quella giustamente. Quella giustamente, tale onda facce. Da Carusa, che ne sapeva? No, dice, guarda, proprio a briscolo non me ne trovo. Ido, a collera. Certo. C'è pancato. Se buttavo da banna e sa tu, mi scivo la prima notte la di prima nozze. Notte. Chi era da Carusa chianto, lentomane. Certo. È rimasta delusa. Se restavo troppo male. Certo. Dice, forse ha un strapazzo di un matrimonio, ha giornata. Aspettiamo domani. L'indomani si la stessa scena. Questo si prepara. Io poi mi contavo a mia cucina che. Se qualcuno non vuole tagliare, che schiunta l'occhio, che forte beda, c'è adesso. Sì. Perciò chi dice Cassia, ma sera fu un corpo che fallì un corpo. Sì. Perché c'è adesso, che vuoi? No, i briscoli! E lui dice, no, i briscoli no, è peccato! Se buttavo delle banne a stato miscio, da Carusa chianto, l'indomani perché è vino in mia. Dice, sai, tuo cugino, così. Dice, scusa, ma il cugino non è che è pazzo. Quando tu dici sì, che te può fare, no? Che vuol dire che... E allora, per davvero, puntuale, la terza sera di nozze, no, la prima, manca la seconda, la terza sera di nozze, vediamo il terzo tentativo. Come se cuccao, che il cugino ci disse, beh, no, i briscoli, chi ci disse, sì, io ci metto un caroco. Io guardi, perché io era uno che voleva giocare sempre sul sicuro. Certo, voleva essere. Voleva giocare sul sicuro. Sta cosa io avanti per un mese, ogni sera. Io che mai presco le chiede, io ci metto caro come una carneficina, scialabia proprio. Scialabia fece. Il 31° giorno mio cugino arrivava da stanzialetto. Sì. E questo fu praticamente la notte che poi mi portava alla discoteca. Sì. E io si cuccavo e si giravo da bene. Sua moglie, io cominciavo, no? Sì. E affio, chiedo, che c'è? Dice, guarda che hai una bella briscola. Cioè chiedo giustamente che è uno che sa più giocare. E non è che io capisco vincere. Certo, uno serio, se votavo, qualificato, diciamo. Sì. Se votavo appena ci disse, non ce n'è a carico. Scusa. Io era
deciso, cioè però non ce n'è caso. Chi per che era una che insisteva, stesse manco 5 minuti, e affio, vedi che c'hai una briscola troppo sicura. Chiedo giustamente mio cugino, ci disse, senti, ti disse che caro con nonnaio. E chiedo un'altra volta, guarda che hai una bella briscola, chiedo, vieni che caro con nonnaio. Questa svergognata cala i cupetti, ci cala il pigiama, dice, oh vieni che caro che ce l'hai. Chiedo se sono io, questa cutia non ho più che avete lì i gatti. Ha capito, signor Verona? E sa che è caro, forte. Questa non me l'aspettavo. Sacchiapparo forte. Sì. Sacchiapparo forte, perciò. Sacchiapparo forte. Io non uscivo da casa e mi telefonavo a mia. Sì, io no. Dicevo, vieni alla discoteca. Grazie. No, va bene. Ho capito. Capoi mio cugino è, sì, è una persona. Sì, uno serio, il suo cugino, sì. Ma è una persona seria, una persona educata, una persona pulita. Sì, immagino. Beh, quando io da soldato ci reso una medaglia che da. Al valore? A valore di igiene. Al valore civile? Di igiene. Perché di igiene? Perché ci hanno fatto una cosa. In ministro fece una specie di parata a piazza d'arme, no? Sì. A caserma. Perché c'era un colonnello che passava tutte quante in rivista. Io, o primo ci disse, o primo che era prima di. C'erano prima di mia cugina, ci disse, soldato! Ci dice, che cosa c'hai tu nello zaino? Perché erano pronte per partire. Perciò che lui ci disse, signor colonnello, io ho la borraccia, ho i galletti, ho i viveri, un sacco a pila, la pistola, i pallottole. E 7 para di mutanni. Perciò che dice, come? 7 para di mutanni? Sì, signor colonnello, ci disse, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Bravo soldato! Sei un soldato valoroso e pulito. E passavo un secondo, chiedo che era prima della mia, sì, cucina, mia cucina uglieva. Come Roma, chiedo, soldato, che cosa c'è dentro lo zaino? Perché chiedo, ci disse, signor colonnello, c'ho la borraccia, i galletti, i viveri, un sacco a pila, la pistola, le munizioni e 8 para di mutande. Dice, come 8 para di mutande? Dice, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, di mattina, niente sera. Tu sei un soldato valoroso, ci disse. Ci disse, sei un soldato. Si dice, sei un soldato valoroso e super pulito. E quindi se ne è mio cugino. E mio cugino dice, soldato, che cosa porti attorno allo zaino? E che dice, ho la borraccia, i galletti, i viveri, un sacco a pila, la pistola, le munizioni e 12 para di mutande. Il mio colonnello dice, come 12 para di mutande? Che cosa devi fare? E io dico, gennaio, febbraio, marzo, aprile, questa è una medaglia che le chiedo. Enrico Guarneri, Listerio. Eccolo qua, Enrico Guarneri. Ecco qua. Io. Mi hanno detto che è italiano alla telecamera. Sì, deve guardare la telecamera. Adesso che. No, se la guarda così, fuggono dal furgone regia, vanno via tutti e anche i nostri cameraman poi avranno qualche problema. Cucio, di signor Guido andare regia. Signor Guido. Ne abbiamo avuto qualche conoscenza con te. Come no? Sì, non l'ha riconosciuta, vero? Dice, lei è qui, ci sei Letterio. Dice, io Guido, ma che mi sta contando? Cioè, è vero. A lei che cosa poteva interessare del fatto che il nostro regista guidasse? L'unico problema è che lui si chiama Guido veramente. Sì, poi ho capito dopo. Senta, facciamola questa prima apparizione, la trasformazione, perché porta bene, è così, è defaticante quasi. Sì. Facciamola, facciamola, anche se la facciamo sempre. Mi piace. Normale, sì. Questo chi è? Raptus? Chi è? No. Dico, no. No. A chi saluta? Tutti chi da casa su da Indra. Ah, lei, sì, tutti quelli a casa, lei immagina. Tutti chi da casa su tutte tutti l'ha detto. Sì. Sì. Erano nell'altra telecamera, sì, per la verità, però in questo caso sono anche, sono anche nell'altra. Che fa? Sbagliare un'altra volta? Lei deve guardare. Lei per cortesia deve guardare. È stato lui che mi disse che italiana la telecamera. Sì, lei deve guardare il segnalino rosso, la luce rossa. Sì. In questo momento è accesa quella. Lei la luce rossa. Esatto, stacchiamo sull'altra. Vai. Vedo pistone, stacchiamo sull'altra. Bravo, adesso stacchiamo su questa. Furia la testa. Aspetti. E di nuovo su quella. Vai.
una cosa, se muovo solo l'occhio va bene? Insomma, può anche andare bene, l'importante perché è che lei dia l'idea di seguire la telecamera, perché lei immagini che anche a casa la gente si sposta da una, sì, dalla cucina al soggiorno, dalla stanza da pranzo alla stanza da letto, quando dalla casa, stanza da letto al bagno. Quando sono a casa me ne futo, stai sempre sempre la cucina, no? Lei ha altre abitudini, sì. Comunque, vabbè. E allora, a pesca? Sì. Cioè, allora, se lei usa perché sono l'ovini, usa perché sono l'ovini. Come no? Lo so cosa sono gli ovini. Vuole che glielo dica? No, perché siccome un maestro mi fece questa domanda per domani, compito pa' a casa. Ah, vuole che glielo dica io così lei fa bella figura o risponde? Se lei me lo dice, perché io... Perché, che cos'è? Gli ovini sono le pecore, gli animali, le pecore. Ah, sì? Sì, le capre. No, perché io già ho cominciato quando ci stavo scrivendo. Gli ovini si distinguono in cirusi, albure. Invece no, viene un'altra cosa. È un'altra cosa, no. Guardi, lei ha fatto bene. Faccia così, quando ha dei dubbi, anche se non è martedì e lei non viene a trovarci in trasmissione, ci telefoni, ce lo chieda. Va così bene. Le evitiamo brutte figure. Va bene. Gli ovini sono le capre, le pecore. Lo sapevo. Ieri sai di nere nica fa l'ovino. Esatto. Chi so pensare? Invece no. Vabbè, è andato a pesca. No, mi... praticamente il discorso è questo. Al paese c'è Don Peppino, che è creatore, è uno tranquillo, sa passa male, scarso. Non c'è vergogna, abbiamo detto no, sempre. La povertà, povertà che è vergogna, vergogna. Sa passa quasi come mia. Quasi. Cioè, proprio di chiedere... Perché lei fa parte di una famiglia, ricordiamo. No, povera. Pura. Signora Rosa. Sì, lo so. Lo so, me lo ricordo. Perciò, tempo fa mi portava a pescare. Sì. Io creatore Uermo, suo piglia io a mare. Ah. E a se su se da notte, due quindi era quello fresco. Non è coccata, perché sì. I sordi per cattare non lave, su a pigliare io a mare. Sì. Poi piglia i padelli, tutte queste cose. Perciò mi portava a pescare, mi portava un posto. Mm-hmm. E ne mi sono, io vicino qua, io potevo essere a 8-10 metri di mia. E allora se mi preparai tutte cose, preparai messe. Faccia dei, faccia dei gesti che possono far capire altre cose. Scusi. Sai come si dice? No, la interrompo. Sai in questi casi, come si dice al mio paese, dico non ci può levare niente, no? Dico. No, ma era a canna. La canna. Avrai la lenza, sì. L'amo, c'è nessun sì. Fermo, tutto cose. Tutto cose. A casa mia si dice così. Sì. Perciò lanciai per pescare, signora Rosa, io magari ci fa troppo forte. Pescatore che ci fa troppo forte. Sì. Io pescai, acchiappai, mi trai come un una scarpa numero 44 era. Questa? Sì. 44? Sì. Perciò io dopo se mi sta vedendo mi dice, lo vai a scatto, signora sì. Rosa, pazienza, ci mi sono altro vermo, tutto così, calai un'altra volta, manco passare 5 minuti, ta, piglia, che capivo? No, perché non hai detto niente. No. Piglia, acchiappai un'altra volta, signora, sì. Trai, disse che un amico che studia, una cosetta tanta era, tutta, pareva una bandiera. Più leggera. Sì, siamo tutto così, io stacco la cosetta, ci metto fermo un'altra volta, lancio, manco passaro 10 minuti, stavolta sento forte, signora, si scansevo, mi tiro, una tovaglia tavola. Ma cominciai a preoccupare. Certo, questo mare. Dice, ma com'è possibile? Ci metto un'altra volta, fermo, calmo un'altra volta, signora Rosa, manco passare 5 minuti, tavi, risacchiappai, tiro forte, una seggia. Natalia, Don Peppino, ci stavo, a Munine, che cazzo stanno? Oh, poteva essere. No, ma... Adesso, a parte la battuta finale, che è pure molto divertente, c'è una signora che sta scoppiando. Pippo, in quarta fila c'è una signora che sta scoppiando, fermatela un attimo, eccola, sta scoppiando, ha bisogno di un po' di ossigeno. Però le stavo dicendo la stessa cosa, cioè è un mare abitato. Sedie, tovaglie, asciugamani, calzette. Scarpe. Vai avanti a cattiro, magari picceride, questi sì. Anni. E si è fermato. Mi fermai. E allora Don Peppino, sì. Don Peppino, poveraccio, chissà che. Ragazza passa tanto buono. Lo so. Sape, io, signor Rosa, ho scoperto che se c'è una cosa che accomuna i cristiani, che fa sentire tutti gli stessi, sono le passioni
E per esempio con la caccia, con la pescare. Questo è vero. Che tu puoi essere, vedere, un presidente della Repubblica. Sì. E che tu puoi essere qui, che un sì. operaio, per e dire, con tutto il rispetto. Caccia, sì, perché sì. quando sono cacciatore, quando sono pescatore, sono gli stessi. Sì, sì, sì. Si danno del tu, sono sì. confidenziali. Sì, bravo, bravo. Sì. E allora in due paesi c'era un commentatore sì. recite che i sordi, dai ricchi ce ne c'è una chiesa di sordi. E non siamo tutti uguali, c'è cioè, purune e chi invece, insomma. E chi sosteneva, ci piaceva pescare. Sì. E allora che cosa succedeva? Che sempre, ogni giorno, Don Peppino si trovava del lato, c'era un piccolo golfo, sì. Don Peppino si trovava del lato sì. a pescare e io si trovava da cabana. Non si parlavano mai, si facevano solo gesti. Ah, da gesti, lontano, sì. Non ho capito. Ora, che cosa succedeva? Un commentatore sì. a Reciti, sì. si su stamattina e 5:30, sì. passa al mercato due pesci, si accatta 50.000 lire di amoro, lei sì. conosce amoro? Conosco, però. 50.000 lire di amoro e si trova a pescare. Sì. Col gambero, i soldi chi non aveva. Quindi può comprarsene, no? 50.000 lire. E 5:30 se susi. Sì. E sei meno un quarto io al mercato. Per capirlo questo. E sei a pescare. Perfetto. Don Peppino se susi è 3:30 da notte. Un po' prima. E 3:30 da notte perché sei gira a pigliare un vermo. Sì. Perché non c'avevi soldi per cartare asilo. Perciò gira a cercare il vermo, cercare il padiere, tutto quanto. E alle 6 si vedono, io non faccio e io non faccio. Abbiamo immaginato la scena. La scena uno di fronte all'altro. Chiaramente c'è Don Peppino, creatore, si immagina, stanno, sta su dei 3:30, e 6 già è stanco c'è, morto. Sfatto. Il commendatore invece è bello, chiocchio alle grotte. La posso interrompere un attimo? Perché sì. abbiamo una. Lo sai chi c'è al telefono in questo momento? Questo... Il signor Pippo Ba. Che mi sta dicendo? Che mi sta dicendo? È vero o no? C'è Pippo Baudo al ciao, telefono. Ciao, salvo. Buonasera Pippo ciao, Baudo, ciao. In collegamento da Ponte Catini. Pippo, dimmi. Non so se lo hai sentito prima, ma qui c'è una persona che tu conosci, un personaggio che tu conosci, che è il signor Litterio, che è quasi genuflesso. Capirai, sì, sì. chi non conosce Litterio, lo conosce tutto il mondo. È vero o no? È arrivato anche no. da voi, insomma. Come no, Litterio non si parla che di lui. Esatto. Senti Pippo, invece parliamo di questa festa del disco che sì. coinvolgerà la Sicilia, quindi anche per come questo no. abbiamo voluto chiamare Pippo Baudo. Comincerete giovedì. Sì, cominciamo giovedì con la prima diretta. E poi andremo avanti domenica subito dopo sì. e ci sarà appunto il collegamento con Catania che tu animerai e presenterai. Io? Sì. Sono sull'attenti. Grazie. Purtroppo non possiamo chiamare Litterio per l'occasione, ma no. Non possiamo chiamare Litterio per l'occasione per via del tempo, che non è molto. Però spero un'altra volta di avere anche questa occasione. Allora daremo un'occasione anche al signor Litterio. Pippo, tu lo fai felice perché insomma lui sta cercando sempre di aumentare la propria popolarità. Quindi, no, ma io insomma... volevo che Salvo Rarosa fosse conosciuto non solo in Sicilia ma anche a Bolzano. E per questo motivo ho pensato di fare il collegamento a Catania, città alla quale sono sempre affezionato e che voglio sempre bene. Infatti appena si è pensato di fare 3 collegamenti ho detto facciamo Catania, Roma e Milano. Grazie Pippo, a nome mio personale, per questo grande gesto di simpatia e di affetto nei miei confronti, ma soprattutto a nome dei siciliani, perché devo dire che Catania, Milano e Roma saranno insieme, tra l'altro credo che poi il 20 no, le tre giurie si riuniranno. Tutte e tre le città insieme. Allora, ci vediamo il 6 dal convitto Putelli, io ne approfitto anche per ringraziare sì. il rettore, il professore Sinardi e anche RTL 102.5 che è la radio che trasmetterà con Canale 5 questo grande evento. Cosa accadrà intanto giovedì, Pippo? Quali saranno gli artisti della prima puntata? Dunque, giovedì abbiamo Litterio, perché... gli scriverò personalmente. A Litterio, ah, personalmente? Ricambi, perché il signor Ba... Grazie, signor Ba. Gli manderò un'epistola, lei capisce bene. La fistola? No, quale fistola? No, oh, no, Pippo, per carità, ho capito la fistola, l'epistola. No, no, no. Ah, sì, una lettera. Bene. Sì, a scuola. Un'epistola, sì, una missiva. Devo dirti, Pippo, che lui, negli ultimi mesi, tu non lo vedi da qualche tempo, è un po' migliorato culturalmente. Ah, sì? Non è facile, però ci stiamo riuscendo. Sa fare le aste? Sì, 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 assai, signor Bau. Sì. No, come Bau, aspetta. Signor Pobà. Sì. A scuola la situazione è cambiata, ora sono un quarto due paesi io. Il quarto, c'è cioè, Usino con l'assessore, il professore Marco Coppino e poi ci sono io. Ah, bene. Quindi si fa onore, Pippo. Meno male, prosegue.
Comunque, grazie, grazie. Buon veramente, abbraccio. Era l'emozione di cui vi parlavo prima, e abbiamo un piccolo omaggio simpatico nei confronti del nostro Pippo Baudo, che rivedremo comunque giovedì in prima serata alle 21 su Canale 5 da Montecatini, e poi il 6, il 13 e il 20, il 6 e il 20. Da Canania, lo capiscono da mia, ne capiscono? Lo so, però ha visto, ha preso... Lui, ma semmai lei ci fa riduzione. Lui quando prende un impegno, devo però dire lei... che lo rispetta. È come lei. È vero, no? Sì. Quando prendo l'impegno lo rispetto. Però lei mi deve aiutare, casomai. Io sto sudando, capisci? Cioè, dopo, magari... dopo che mi ha detto quello che mi ha detto, comunque. Mi fa compagnia domenica? Certo, come no? Vabbè, d'accordo. Allora andiamo avanti, perché altrimenti poi comincio anche a lacrimare. Speriamo di essere all'altezza. Vai, allora. Si vedevano da una parte certo, all'altra. Certo, chiedo se sono 6:30 di notte, per ir a pigliare un vermo, sì. Per dire ir a pescare, chiedo sì. Invece se sono 6:30, che c'è i soldi. Quindi è più riposato. E perciò ogni mattina un commendatore, come vedeva Don Peppino, da lontano, di che ci faceva? E Don Peppino? C'erano due ciao diversi. 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 L'indomani e 6, un'altra volta, come si vedeva, chiedo un commendatore, se si stamava, e Don Peppino? E la Rosa? Una mattina piglia non ho visto qui e si è preoccupato. Certo. L'indomani non ho visto manco. Sì. L'indomani ancora non ho visto manco. Dice, noi hai che pensare, che cosa ci porta a succedere? Certo. Dopo 15 anni, una mattina, piglia io tornavo a vista un'altra volta. Ah. A raffrescavo. Certo. Dice, sarà che forse è stato malato, è stato male. Certo. Dice, come visti dopo 15 anni, perché ci dice. E Don Peppino. Un commentatore. Don Peppino? Piccolo, eh? Siamo ammarattato. Ah. Sì. Non è che avevo caputo? No, chissà. Io sono nel pallone, vabbè, no, sì. Siamo ammarattati. Ho capito, ho capito. E loro commentatore. Buona bella, eh? Don Peppino? No. Bene, non era molto... Ah, grossa. Era grossa, era grossa. Un commentatore? Sì. Ma perché? Perché? Adesso comincio a capirla, sì. E Don Peppino? Ia vive in me. Ho capito. Enrico Guarneri, Litterio. La signora ha fatto Casem, eh? Però ha detto Litterio, Casem. Casem, vuole indossare la scuzzetta? Sì. È tutta un'altra cosa così, è un altro personaggio. Una cosa... Però devo dire... Io vedo... Dimmi dica, quale dico una cosa io? Io vedo con piacere... Sì? Ma mi dica. Che i disgrazi dei cristiani fanno ridere. E guardi, signora Rosa, mi è successa una cosa l'altro ieri. Questa è una cosa che mi è successa un po' di tempo fa. Ah, però se la racconta. C'è la seconda ora. Io me ne stavo andando al mare, perché siccome è un periodo che meno mai mi piglio un po' di sole, bello, tranquillo, sì, mi rilascio. Belle giornate. Mi rilascio, poi chiacchierai sopra l'autobus. A Catania puntualmente tutto l'autobus è sempre chiene chiene di cristiani. Certo, e poi quando siamo fermati, che aspettiamo l'autobus, paremo persone normali. Tutti civili, in quel tutti momento. Educati. Io sogno di un paese che ne saccio, che come compare l'autobus all'angolo della strada, un pugno di sarvaggi. Si trasformano, sì. Una signora, come ho visto l'autobus che arrivavo, se calcolavo che io ero andato a posto meglio, mi desse una utata. Capisci questa parola, utata? Sì, utata. Utata. Una gomitata. Una gomitata, sì. Che andava un calama. Sì. Cioè io macalai, come macalai, che sta curato, ta! Non è un porto qua. Mi fece fare 2 metri a una rete. Lei è troppo disgraziato, però. 2 metri? 2 metri indietro. Vabbè. Fece un salto di 2 metri a rete. Signora Rosa, andò a posto non era io. Come se ci potevano mettere 7 cristiani? 7 in 1? 7. Come arrivavo l'autobus, non ci dico chino cosa succedeva. Se invecaro, già l'autobus era chino, se invecaro da intra. Quando io mi recupigliai, che arrivavo un mio momento, dopo... ti arrivai da... che mi viste 4 culi davanti. Signora Rosa, sì, vabbè, si può dire qua a televisione questa parola? No, vabbè, 4, vabbè, li ha visti, sì. Se li, ormai li ha visti. Quindi. 2 erano da mascolo. Sì. E non quindi, dicevano niente. Niente, esatto, si posso immaginare. Ah, l'altro 2 ci mancava la parola. Sì. Mi creda,
Però lei, signora Rosa, sì, io la credo. Di un'espressione proprio intelligente. Sì, sì. Insomma, io come fu e come non fu, capo, se sappia come fu. Come fu? Non lo so. Non lo sa, vabbè, però. Ma vai a infuccare. Sì. Ma vai a infuccare, perché permesso, c'è permesso. Tutto stretto che mi stavo cominciando a sediare con uno. Appi tutti i film da Intra. Tutti, tutti i film. Un capitaio, tutti i film. Ha trovato l'autobus. Beh, poi finalmente mi ha messo un po' con il corridoio. Un po' così chatava, arrivato a un certo punto, Piglia disse, una cosa da rete. Piglia disse, non ci fece caso, no? Piglia disse, vabbè, non stiamo a perdere. Manco fece un altro 50 metri, un altro corpo. No, adesso sto qui, qui sto facendo apposta. A terza botta, Piglia mi girai. Oh, signora Rosa, chi era? Un marocchino turco. Signora Rosa, un marocchino turco che faceva l'indiano. Quindi era cosmopolita, questo qui. Era un marocchino turco che faceva l'indiano. Sì. Che c'aveva una specie di valigia, c'aveva una specie di valigia su Tashida, longa tanta. Le creature non sapevano come la va a tenere sta cosa, no? Allora ogni frenata che faceva l'autobus, figlio mi andava a andare a carina. E ad un certo punto mi ha detto, senti figlio, io mi tagliavo tutto rimminghilonito, non è che... Perché ci disse io, cioè, se tu mi capisci a me. Così ha fatto. Se tu mi capisci a me, io dico, se tu parli piano, sì. Mi dice, se tu parli piano. Ci disse, sta cosa che hai in orazzo, perché non la posa in terra, come sta sfondando la carina. No, dice, io Catania a posare, manco tempo di posare, sa furtero. Sì. La posa più. E se teneva sta cosa. Ormai era abituato, sì. Perciò io era. Lei era messo così. Sì. Era che mi teneva così, sì. Perché era così che mi teneva, no? Sì. Perciò arrivato a un certo punto ci fu un'altra frenata più brusca, più potente di quella di prima. Io andando a botte, non so come, allargai i razza per tenermi. Chiedo quello coso longo che c'aveva. Chiamo un facao preciso su tasci da qua. Signora Rosa, restai chi mana così. Sì, non si è mosso più. Ora dici, i cose da vita quando ne gli ristorti. Un capitavo sta mano. Non lo so. E vorrei non saperlo, per la verità, però insomma, se è proprio necessario. Che non me la potevo muovere. Spiegarlo, lo dica. Capito? Insomma. Se capito. Sì. Ora, sta parola non si può dire. Di una non... bella signora. Ah, che io che ho fatto queste cose, signora no, Rosa? Lei è un buono. E allora io cercavo, ma chi mi ha infeccato la cosa sotto il razzo? Sì. Non lo potevo muovere un razzo. Sì. Cioè, arrivato a un certo punto, sta signora, perché un disi da che c'era. Perché se utavo. Come se utavo, perché mi conoscevo. La signora. Mi dice, signor Letterio, lei è... E io non sapevo che va a fare. Cioè, restai, ma cara male. Sì. Fermo, immobile. Io. Sì. Qua la signora che si cominciava a muovere un po'. Perciò... Perciò io con la mano... Lei ha fatto il galantuomo. La signora si è cominciata a muovere. Io desidero che lei capisca la scena. Perché io la seguo con attenzione. Me la spieghi bene. Ma perché lei questa cosa si capisce lentamente. Però mi adeguo. Perciò io era fermo così. Sì, lei era la signora mi conoscevo, ma tagliavo, dice questa espressione, signor Letterio, lei. Così. E da quel momento la signora si cominciava a muovere. Forse era l'autobus, forse era, non lo so, non lo so. Lei è un ingenuo. Arrivato a un certo punto, io. Che cosa vuole, signora Rosa? Certo, sempre uomo, voleva dire lei, è sempre un uomo. Ma cominciava a vibrare tutto il cellulare. Sì. E allora, ad un momento preciso, mi dice, attaccate! Io devo andare defettoso. Sì, in quel momento esatto. Sì. Devo andare defettoso, e allora andrà che c'erano i frenati. Davanti a me c'era un Caruso. Sì. Un bello Caruso. Dove dobbiamo andare a parare? No, chiedo. Ma succedeva questo Caruso, i frenati, e cose, un cellulare, e qua, se utavo, e mi tagliavo. Io capì che io non avevo caputo niente. E allora perché ci fece segnala come per dirci. Io per la signora. Per la signora, sì. Mi chiedo come ci fece così. Come ci fece questo gesto. E la signora. E signor Rosa si utavo. Sì. Mi dessi un pugno. Non aveva capito. Da. Sì. Là. Da. Sì. Di chi era cellulare. Che deve andare. Una fede di zuzzo devo andare.
una trasformazione netta. Una trasformazione netta. Sì. Per 8 giorni, il signore sogno forte, sogno disgraziato, no, forte. Per 8 giorni si sfasciava un cellulare, tutto un meccanismo non funzionava più. Per 8 giorni, 8. 8 giorni e 8 notti si sfasciava tutto un meccanismo. Sì. Io mangiavo uova, carne, non capivo che aveva succeduto. Sì. E allora pigliami e mi tornai a mare. Sì. Finalmente siamo arrivati a loro. Voglio vedere se si muove qualche cosa, che succede, che a mare ci sono le belle donne, che costumi, che cose. Signora Rosa, piglia fece una specie di prova, di esperimento, perché mi messi in costume e mi messi chi per a modo. Sì. Mi messi chi per a modo, allargai il costume, ci desse un'altra guardata. Niente. Camposanto preciso. E mi smuovevano i nervi, perché siccome io è stato al contrario, perciò disse che sta succedendo, fece un altro passo, sì, e l'acqua mi arrivava qua. Sì, niente. Cioè adesso non travardata, niente, non apparare completamente, anzi ci sta una cosa magica, stavo scomparendo, sì. Cosa magica. Signora Rosa, fece un terzo passo, sì, io che i nervi, che c'avevo i nervi, che l'acqua mi arrivava qua. Qua parlavamo, qua. Missi maramoto, allargai il costume, niente. E io andavo a testa di questa disgraziata, t'affunni, t'annei, ma a testa era isa. Enrico Guarneri, misterio. E poi... Dimmi, Roberto. No. Noi lo ospitiamo molto volentieri. Se lei ha voglia di venire alla radio al mattino, no? Guardi, non c'è. Perché non c'è, tra l'altro, che poi in radio funzionano molto bene i comici, sì, devo dire. Sì, funzionano, sì, molto, sì. Sono dei programmi molto carini. Del resto, la famiglia è unica, quindi se vuoi andare a Radio Sis, con molto piacere. Sono certo che sia i DJ, sia Laura Botta la accoglierebbero molto volentieri. Ma hai fatto radio in paese, lei? O paesi, ha fatto mai radio? Perché nei paesi ci sono molte radio libere, radio locali, no, radio private, piccole. Ho caputo male, io mi feci il raggio una volta. Ma... Radio niente, eh? No, mai. Nulla. Senta, no. Io volevo ricordare dei suoi appuntamenti. Ieri abbiamo parlato degli appuntamenti di Guarneri, stasera, sì, parliamo degli appuntamenti di Litterio, che ormai ha dei suoi appuntamenti importanti. Domani doppio, eh? Domani, sì. dove possiamo andarla a vedere? Dice, ma allora, no, dice, tu sei bello dentro, mi dice Ida. E che stare, cauca aperta, allora, devo fare bello dentro. Senti, lei non ha accolto però la sollecitazione. Ah, io. Adesso l'ha accolta. Devo dire, non è messo male, devo dire, in questa inquadratura del suo amico Todaro, eh? Vuole restare così a lungo per tutta la puntata? No, a te ne... Grazie, Todaro. So, sì. È virtuale questa cosa qui. Vabbè, d'accordo, restate qui, ragazzi. Allora, davanti e accanto al signor Litterio, parliamo di cherubini pernigotti. Mi finiva la benzina, che è una cosa che succede, no? Insomma, non dovrebbe succede. Allora, succede, io scendi, mi sa mutare, arrivai da stanco, morto, sudato. Questo era da sotto, da una calatura, c'era una calatura così. Come mi supera sopra la crita, che c'era la crita... Lei la capisce, sì, sta parola la crita? Sì, la capisco. Devo ridere, che devo fare? No, c'è la crita, la capisco. Cioè, come mi supera sopra, sì, scidecavo sto piede in avanti. Scidecavo, carruavo auto in tuo cielo. Io questo cavo tenevo in rete, dessi un colpo per non cascare, che mi, sì, pareva male. Dessi un colpo in avanti, in dall'aria mi recuperai. Abbatti il per in avanti, questo casca in terra, scidecavo in rete, fece un corpo al contrario e cominciai a fare chi pede avanti rete. Mi disse, un sogno, sopra scherzo a parte, sì, ma stanno facendo uno scherzo. Arrivato a un certo punto non ci feci più, calai ritto, me ne calai fino a casa mezza crita. Passavo un cane, non mi pisciavo dalla testa. Perché ora stai bloccato. Povero, però, devo dire, lei un po' se le attira le disgrazie.
Lei un po' se le chiama, dai, diciamolo francamente. Io che amo gli animali, che lei non ne ha idea. Sì, lo so. Arrestai così, che non mi poteva muovere. Poi piano piano esce tutto fatto di crita, mi puliziai, mi impastai tutto con l'acqua, cercai un po' con pastazzato, scenai da sotto. E cercavo qualcuno per parlare, per comprare questa cosa, e c'era uno che stava facendo una specie di quattara, una cosa, e c'era questa cosa che girava, perché gli, sì, fa, gli fanno tutta a mano questa cosa, questa gira che in mano con l'acqua, che in mano con l'acqua, picchiava con l'acqua, cacquitta, con l'acqua, cacquitta, e poi faceva così, no? Come, aspetta, questa è carina, aspetta, come si bagnava in mano dall'acqua, sì. No? Siccome ci girava questa critta, sì. Critta, che non so come si chiama in italiano, allora si bagnava in mano, no? E ci faceva, si girava e faceva il tornio, però il tornio. Sì, tornio. Sì. Sì, sì, sì. Perché la signora ha suggerito tornio. Io mercoledì prossimo tornio. Ah, prossimo. Sì. Non lo sapeva, signora. Non lo sapeva, no. Bene, perché tornio. Ogni mercoledì tornio. E furriava con questa cosa da acrita. Questa cosa da acrita, che poi acrita c'ha un nome preciso in italiano che non mi ricordo. No, no, ma io se mangiava in mano, se faceva. L'argilla. Argilla la mangiai per Natale, io per Natale. Non capisce. Sì. Ad ogni modo. Ma perché non me le disse prima queste battute? No, guardate. Visto si bagnava in mano, furriava e poi perché faceva così. Sì. Si bagnava in mano, furriava. Cioè io mi avvicinai perché ci voleva domandare. Io chiesto perché mi faceva. Ma abbiamo tutto questo, perché non mi vedeva, era come eravamo tutto, cioè era da un certo punto, cioè si sente, ma che fai, minchia d'argilla? No, dice, guarda, qua facciamo solo un bumbolo, mi dice. Vabbè, comunque, io non ho capito. Lei ha detto, mi riempie di argilla, sì. Vabbè, mi riempie di... Mi inchie di argilla, No, dice facciamo solo bumbole. Vabbè, vabbè. Perciò, siccome io era tutto sforzo, sì. Tutto lordo com'era, disse basta, non ci rinuncio. Ma ne, nisci, mi creda, manco tempo che nisci, piglia, stavo a Camerano, non era molto lontano da qua, piglia, vista uno che aveva una gabbia in mano, e io so camerava, e dentro la gabbia, credetemi, io non avevo visto mai, c'era un cristiano tanto. Un piccolo proprio tanto, cioè era non so, era quanta a mano da Razio sì. Era tanto così, quanta mano da Razio, era Razio è il nostro addetto alla sicurezza, sì. E ci vedeva intra la specie di agitiera, sì. E faceva da intra, era vestuto regolare con la cravatta, visto un piccolo, un uomo piccolo, faceva come un pazzo, cantava testate in dei sbar, voleva aprire i sbar, facciate benessere, si muoveva la cravatta. Perciò io quando era grande la cravatta, scusi? No, è tutto in proporzione. No, per capirlo. Perciò io arrivo ad un certo punto e ci dice, scusi, ma che cosa c'ha vedo che entra? Che dice che non lo... Ma che cos'è? Dice, lei non l'ha visto mai? Guardi, gli ho... Questo mi fa è un... 30 centimetri. Come dico? Questa è una meraviglia, io non l'avevo visto mai. Stranissimo. Dico, lei è l'unica persona... Dice, io che amo questa cosa... ad averla, dice caro amico mi fa io, dice io c'ho la famosa lampada di Aladino, solo mi sta scherzando lei, no, cioè, guardi io c'ho la lampada di Aladino, ma che fa, sta scherzando lei, stai scherzando, dice appigliavo e anisce, dice che c'ha la lampada, c'era la lampada che dice, ma chi sta chi da casa strica ne esce un genio, dice certo, si striga, sì, la si chiama, dice scusa ma che fa, si consuma, si esaurisce, chissà, si sparda, no, dice ho voglia, dice ma facesse usare una volta, ma dai c'ha finisse, ma una volta ma facesse usare. Chiedo se tagliava in dorma, diceva andava a usarsi però una cosa lesta molto molto, mi messo a montare ognuno dietro un angolo, io pigliai da cosa a strofanai, oh signora Rosa, si meravigli. Mi meraviglio, che faccio? Ah, unisci Eugenio. No è Eugenio. Sì, sì, ho capito. Unisci Eugenio, tutto, fu un corpo, tutto tegnoso, carichino qua, era tutto viola, ce ne sceva un poco di fumo da naso. Perché Mattarella mi fa, padrone comanda, ogni tuo desiderio sarà esaudito, io a corpo ci disse voglio 20 miliardi, sopato, Eugenio Mattarella mi dice così, come se mi voleva dire assai so, però sai poi nel corpo mi dice un sorriso, se risucavo entra la lampada, sì. E manco tempo che scomparivo, piglia attorno a mia comparero 20 miliardi. Miliardi, quelli di chi ti puoi giocare la carambola? Che già avevo un problema, adesso come me l'hai a portare chi sono paese? Certo, trasportare 20 miliardi non è stato. Ma non mi porto a paese.
Per cui ci disse che non ci si senta, guardi, mi disse che fosse un genio, ha capito male. Io non volevo 20 miliardi, io volevo 20 miliardi. Che due creature mi tagliavano da faccia. Quello, sì. Sì. No, no, io due padrone. Sì. Mi tagliavano da faccia. Mi disse, perché secondo lei, io, voleva un pazzo di 30 centimetri. Va bene. È sottile, eh? Siamo arrivati, vabbè, però... Poi, mentre c'era, che mi stava ritirando, sì. Scomo, era tutto sporco, tutto un paio... La signora ci sta spiegando, sì, poi sì, sta spiegando. Sì. La cosa mi preoccupa, però. No, vuol dire che... Però è un gruppo simpatico di signore che prima hanno pensato di andarsi a vedere i Beatles, cioè vuoi andare a vedere Sasà, adesso stanno interpretando le storielline di... Vabbè, vabbè. Sì, sì. Allora... Ma poi era tutto un pastazzato, sì. Tutto sporco, tutto sì. Sudato. Passai davanti a una vetrina metalliana in da facci. Io sono bello di natura, no? Sì, non ci può levare niente. No, lei, però no? Ad un momento mi viste così brutto, disse ora ne approfitto metà gli capi da Catania. A Catania sono montuati i barbieri. Sì. E la trovai a uno più liscio di un codo di bottiglione. Tra sì, ci disse scusi, mi fai i capelli, mi tagli i capelli. Che sono a fare, dice, cosa facciamo? Facciamo un bel shampoo, taglio e pettinature. Ci disse, chi duca vuole lei? Dice, i capelli li vuole indietro. No, ci disse, si può tenere per mia, che devi fare? Oh, sa finito, mi sta un cuore. Ma sempre, perché vuole indietro la pettinatura. Vuol dire. Lei ha mai visto, qualcuno che restituisce i capelli? Separava tutto cavo tunna tunna, dice sì. Scusi i capelli li vuole indietro, sì. Cioè io capito, mi vuole tornare a mia, sì. Che ne hai a fare? Si tenisse lei. Litterio, Enrico Guarneri. Eccolo qua, Enrico Guarneri. Ecco qua. Io... Mi hanno detto che è italiana la telecamera. Sì, deve guardare la telecamera, adesso che... No, se la guarda così... Fuggono dal furgone regia, vanno via tutti e anche i nostri camera ve ne poi avranno qualche problema. Dice, signor Guido andare regia. Signor Guido. Ne abbiamo avuto col conosciuto con te. Come no? Sì, non l'ha riconosciuta, vero? Dice, lei è qui, ci sei Letterio. Dice, io Guido, ma che mi sta contando? Cioè, è vero. A lei che cosa poteva interessare del fatto che il nostro regista guidasse? L'unico problema è che lui si chiama Guido veramente. Sì, poi ho capito dopo. Senta, facciamola questa prima apparizione, la trasformazione, perché porta bene, è così, è defaticante quasi. Sì. Facciamola, anche se la facciamo sempre. Mi piace. Normale, sì. Questo chi è? Raptus? Chi è? No. Dico, no. A chi saluta? Tutti chi da casa su da Indra. Ah, lei, sì, tutti quelli a casa, lei immagina. Tutti chi da casa su tutte tutti là dentro. Tutti. Sì, erano nell'altra telecamera sì. Per la verità, però in questo caso sono anche nell'altra. Che fa? Sbagliare un'altra volta. Lei deve guardare. Lei per cortesia deve guardare. È stato lui che mi disse tagliare la telecamera. Sì, lei deve guardare il segnalino rosso, la luce rossa. Sì. In questo momento è accesa quella. Lei la luce rossa. Allora. Esatto, stacchiamo sull'altra. Vai. Vedo pistone, stacchiamo sull'altra. Ecco. Bravo, adesso stacchiamo su questa. È fuori la testa. Aspetti. E di nuovo su quella. Vai. C'è una cosa, se muovo solo l'occhio va bene? Insomma, può anche andare bene. L'importante è che lei dia l'idea di seguire la telecamera, perché lei immagini che anche a casa la gente si sposta dalla cucina al soggiorno, dalla stanza da pranzo alla stanza da letto, dalla stanza da letto al bagno. Quando sono a casa me ne futo, stai usando sempre la cucina, no? Lei ha altre abitudini, sì. Comunque, vabbè. E allora, a pesca? Sì, cioè, allora se lei lo sa perché sono l'ovini, lo sa perché sono l'ovini. Come no, lo so cosa sono gli ovini. Vuole che glielo dica? No, perché siccome un maestro mi fece sta domanda per domani, le... compito pa' a casa. Ah, vuole che glielo dica io così lei fa bella figura o risponde? Se lei me lo dice, perché io... Perché... che cos'è? Gli ovini sono le pecore, gli animali, le pecore. Ah sì? Sì, le capre. No, perché io già ho cominciato un dopo, ci stavo scrivendo, gli ovini si distinguono in cirusi, albure. Invece no, viene un'altra cosa. È un'altra cosa, no. Guardi, lei ha fatto bene. Faccia così, quando ha dei dubbi, anche se non è martedì e lei non viene a trovarci in trasmissione, ci telefoni, ce lo chieda, così le evitiamo brutte figure. Va bene. Gli ovini sono le capre, le pecore. Ah, sapevo. Ieri sai a Rene Danica fa l'ovino. Esatto. Chi so pensare. Invece no. Vabbè, è andato a pesca. No, ma praticamente un discorso è chiesto. Un paese c'è Don Peppino, creature
uno tranquillo, sa, passa male, scarso. Non c'è vergogna, abbiamo detto, no, sempre la povertà, che è vergogna, sa, passa quasi quasi come mia, quasi. Cioè, proprio di chiedere, perché lei fa parte di una famiglia, ricordiamo, no, povera, pura signora Rosa. Sì, lo so. Lo so, me lo ricordo. Perciò tempo fa mi portava a pescare. Sì. Io creatore Uermo, suo piglia io a mare. Ah. E a Sessù se da notte, due. Quindi era quello fresco. Non è coccata, perché sì, i sordi per cattare non lave, su a pigliare io a mare. Sì, sì, sì. Poi sì, piglia i padelli, tutte queste cose. Perciò mi portava a pescare, mi portava in un posto. Mm-hmm. E noi, insomma, io vicino qua, io potevo essere a 8-10 metri di mia. E allora se mi preparai tutte cose, preparai, messe. Faccia dei, faccia dei gesti che possono far capire altre cose. Così. No, scusi, esageriamo, chi è? Sai come si dice? No, la interrompo. Sai in questi casi, come si dice al mio paese, dico, non ci può levare niente, no? Dico. No, ma era a canna. La canna. Vrai a lenta, sì, l'amo, ce ne sono fermo, tutto cose. Tutto cose. A casa mia si dice così. Sì, 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 sì. Perciò lanciai per pescare, signora Rosa, io magari ci ha fatto troppo forte. Pescatore. Pescatore che ci ha fatto troppo forte. Sì. Io pescai, acchiappai, mica trai come un nero. Una scarpa numero 44 era. Questa? Sì. 44? Sì. Perciò io picchia se mi sta vedendo, mi dice, lo vai a scarpa, signora, sì, Rosa, pazienza, ci messa un altro vermo, tutto così, calai un'altra volta, manco passare 5 minuti, ta, picchia, che capivo? No, perché non hai detto niente. No. Vedi, acchiappai un'altra volta, signora, sì, trai, chi sto, una cosetta tanta era, tutta, pareva una bandiera. Più leggera, sì, più leggera. Beh, siamo tutto così, io stacco la cosetta, ci metto fermo un'altra volta, lancio, manco passaro 10 minuti, stavolta sento forte, signora, si scansiamo, la tiro, una tuaglia tavola. Ma cominciai a preoccupare. Certo, questo mare. Dice, ma com'è possibile? Ci metto un'altra volta, fermo, calo un'altra volta, signora Rosa, manco passaro 5 minuti, vieni, stacchiappai, tiro forte, una seggia. Natalia, Don Peppino, ci stavo, a Munime, che cazzo stanno? Oh, poteva essere. No, ma adesso, a parte la battuta finale, che è pure molto divertente, c'è una signora che sta scoppiando. Pippo, in quarta fila c'è una signora che sta scoppiando, fermatela un attimo, eccola, sta scoppiando, ha bisogno di un po' di ossigeno. Però le stavo dicendo la stessa cosa, cioè è un mare abitato. Sedie, tovaglie, asciugamani, calzette, scarpe. Vai avanti a cattiro, magari picceride, cristiane. Sì. E si è fermato. Mi fermai. E allora Don Pippino, sì, Don Pippino, poveraccio, penso che ragazza passa tanto buono. Lo so. Sape, io, signor Rosa, ho scoperto che se c'è una cosa che accomuna i cristiani, che fa sentire tutti gli stessi, sono le passioni, per esempio, con la caccia, con la pescare. Questo è vero. Che tu puoi essere, vedere, un presidente della Repubblica. Sì. E che tu puoi essere quelli, un, sì, operaio, per e dire, si con tutto il rispetto. Caccia, sì, sì. Quando sono cacciatore, quando sono pescatore, sono gli stessi. Sì, sì, sì. Si danno del tu, sono, sì, confidenziali. Sì, bravo. Sì. E allora, in due paesi c'era un commendatore, sì, recite, che ha i sordi, che dai ricchi ce ne sono, che sono i sordi. E non siamo tutti uguali, c'è quel purune e chi invece, insomma. E chi sosteneva, ci piaceva pescare. Sì. E allora, che cosa succedeva? Che sempre, ogni giorno, Don Peppino si trovava del lato, c'era un piccolo golfo, sì, Don Peppino si trovava del lato, sì, a pescare, e io si trovava da cabana. Non si parlavano mai, si facevano solo gesti. Ah, gesti, sì, sì. Non ho capito. Ora, che cosa succedeva? Un commentatore, sì, a Reciti, sì, si su stamattina e 5:30, sì, passa al mercato due pisci, si accatta 50.000 lire di amoro, lei, certo, conosce amoro? Conosco, no? 50.000 lire di amoro e si trova a pescare. Sì. Col gambero, i soldi chi non aveva. Quindi può comprarsene, no? 50.000 lire. E 50.000 se susi. E sei meno un quarto io ho mercato. Per capirlo questo. E sei a pescare. Perfetto. Don Peppino se susi è 3:30 di notte. Un po' prima. E 3:30 di notte perché sei gira a pigliare un vermo. Sì. Perché non c'avevi soldi per cartare asilo. Perciò io cercare il vermo, cercare il padiero, tutto quanto. E alle 6 si vedono, io non faccio e io non faccio. Abbiamo immaginato la scena. La scena uno di fronte all'altro. Chiaramente c'è Don Peppino, creatore, si immagina, stanno, sta su dei 3:30, e 6 già è stanco, cioè, morto. Sfatto. Il commendatore invece è bello, chiocchio alle grotte. La posso interrompere un attimo? Perché sì, abbiamo una. Lo sai chi c'è al telefono in questo momento? Questo. Il signor Pippo Bach. Che mi sta dicendo? Che mi sta dicendo? È vero o no?
c'è Pippo Baudo al ciao, telefono. Ciao, Salvo. Buonasera Pippo ciao, Baudo, ciao. In collegamento da Ponte Catini. Pippo, dimmi. Non so se lo hai sentito prima, ma qui c'è una persona che tu conosci, un personaggio che tu conosci, che è il signor Litterio, che è quasi genuflesso. Capirai, sì, sì. Chi non conosce Litterio, lo conosce tutto il mondo. È vero o no? È arrivato anche da voi, insomma. Come no, Litterio non si parla che di lui. Esatto. Senti Pippo, invece parliamo di questa festa del disco che sì, coinvolgerà la Sicilia, quindi anche per questo abbiamo voluto chiamare Pippo Baudo. Comincerete giovedì. Sì, cominciamo giovedì con la prima diretta. E poi andremo avanti domenica subito dopo, sì. E ci sarà appunto il collegamento con Catania che tu animerai e presenterai. Io? Sì. Sono sull'attenti. Grazie. Purtroppo non possiamo chiamare Litterio per l'occasione, ma no. Non possiamo chiamare Litterio per l'occasione per via del tempo, che non è molto. Però spero un'altra volta di avere anche questa occasione. Allora daremo un'occasione anche al signor Litterio. Pippo, tu lo fai felice perché insomma lui sta cercando sempre di aumentare la propria popolarità. Quindi, no, ma io insomma... volevo che Salvo Radosa fosse conosciuto non solo in Sicilia ma anche a Bolzano. E per questo motivo ho pensato di fare il collegamento a Catania, città alla quale sono sempre affezionato e che voglio sempre bene. Infatti appena si è pensato di fare tre collegamenti ho detto facciamo Catania, Roma e Milano. Grazie Pippo, a nome mio personale, per questo grande gesto di simpatia e di affetto nei miei confronti, ma soprattutto a nome dei siciliani, perché devo dire che Catania, Milano e Roma saranno insieme, tra l'altro credo che poi il 20 le tre giurie si riuniranno. Tutte e tre le città insieme. Allora, ci vediamo il 6 dal Convitto Putelli, io ne approfitto anche per ringraziare il rettore, il professore Sinardi e anche RTL 102.5 che è la radio che trasmetterà con Canale 5 questo grande evento. Cosa accadrà intanto giovedì, Pippo? Quali saranno gli artisti della prima puntata? Dunque, giovedì abbiamo Litterio, ti scriverò personalmente. Litterio personalmente? Ricambi, perché il signor Bar... Grazie, signor Bar. Gli manderò un'epistola, lei capisce bene. La fistola? No, quale fistola? No, Pippo, per carità, l'ha capito la fistola, l'epistola. No, no, no. Ah, sì, una lettera. Bene. Sì, a scuola. Un'epistola, sì, una missiva. Devo dirti, Pippo, che lui, negli ultimi mesi, tu non lo vedi da qualche tempo, è un po' migliorato culturalmente. Ah, sì? Non è facile, però ci stiamo riuscendo. Sa fare le aste? Sì, assai, signor Bau. Sì. No, come Bau, aspetta. Signor Pippo Bau. Sì. A scuola la situazione è cambiata, ora sono un quarto du paese io. Il quarto, c'è Usino con l'assessore, il professore Marco Coppino e poi ci sono io. Ah, bene. Quindi si fa onore, Pippo. Meno ma prosegui. Comunque, grazie veramente, era l'emozione di cui vi parlavo prima e abbiamo un piccolo omaggio simpatico nei confronti del nostro Pippo Baudo che rivedremo comunque giovedì in prima serata alle 21 su Canale 5 da Montecatini e poi il 6, il 13 e il 20, il 6 e il 20. Ma Canania, non capisci una idea mia, ne capisci una? Lo so, però ha visto, ha preso... Lui, ma semmai lei ci fa riduzione. Lui quando prende un impegno devo però dire lei... che lo rispetta. È come lei. È vero, no? Sì. Quando prendo l'impegno lo rispetto. Però lei mi deve aiutare, casomai. Io sto sudando, capisci? Quello che mi ha detto, comunque. Mi fa compagnia domenica? Certo, come no? Vabbè, d'accordo. Allora, andiamo avanti, perché altrimenti poi comincio anche a lacrimare. Speriamo di essere all'altezza. Vai, allora. Si vedevano da una parte certo, all'altra. Certo, chiedo se sei 3 di notte, per ir a pigliare un vermo, sì. Per dire ir a pescare, chiedo sì. Invece se sei 5 e mezza che c'hai i soldi. Quindi è più riposato. E perciò ogni mattina un commendatore, come vedevo a Don Peppino, da lontano, perché ci faceva? E Don Peppino? C'erano due ciao diversi. Diversi. L'indomani e 6 un'altra volta, come si vedeva, chiedo un commendatore, se sistemava? E Don Peppino? E la Rosa? Una mattina piglia non ho visto qui e si è preoccupato. Certo. L'indomani non ho visto manco. Sì. L'indomani ancora non ho visto manco. Dice, noi hai che pensare, che cosa ci porta a succedere? Certo. Dopo 15 anni, una mattina, finché io tornavo a vista un'altra volta. A raffrescavo. Certo. Dice, sarà che forse è stato malato, è stato male. Certo. Dice, come visti dopo 15 anni, perché ci dice. E Don Peppino. Un commentatore. Don Peppino? Piccolo, Siamo ammarattato. Sì. Non è che avevo caputo. No, chissà.
Io sono nel pallone, vabbè, no, sì. Siamo maratati. Ho capito, ho capito. Io ero commentatore. Buona bella, eh? Don Peppino. No. Bene, non era molto. Ah, grossa. Era grossa, era grossa. Un commentatore? Sì. Ma perché? Perché? Adesso comincio a capirla, sì. E Don Peppino? Ya vive in me. Ho capito. Enrico Guarneri, Litterio. Signor, mi dica. Signora Rosa, praticamente, siccome questo fatto del... lei lo sa che abbiamo aperto la setta o paese? Ce ne ha parlato due martedì fa, sì. La setta segreta? Sì, la setta segreta. Chi l'ho fatto così segreta che un altro uomo chiude? Sì. Fare... Non è una cosa che mi piace molto, però, insomma, se l'avete fatta, sì. Che la voleva chiamare prima setta Bau, sì. Questa scandale, ci sono i piccerire. Ora, come c'è il professore Marco Copino che è ido che... Scomo qualche anno fa andò a paese, che cosa, perché non è che ci hai contato tutte le cose del paese? No, beh, tutte le cose. Ci posso contare. Ce le racconterà strada facendo. Che cosa è successo? Tanti anni fa succedeva che c'era Don Peppino, dopo paese, un salumeri, che c'aveva una bella salumeria. Sì. E c'era un amico comune del paese, un tipo nervoso, anzi ci poteva dire niente, sempre nervoso. Sì. Questo si chiama Aldo. E non altro... Addo, un altro per tranquillizzarlo, cioè, basta Addo. Io voi, no, chiedo scusa. Sì, sì, ti amo, che lo so, ha ragione. Scusi, già voi storpiavate il nome no. Da Aldo in Addo, che è tipico, insomma, della, del insomma, dialetto siciliano. Ma lì non si dice, lì non si dice. Poi lei basta. Addo, e lo scomo mi viene sempre nervoso. Sì. Basta Addo. E lui si arrabbiava. E sento ancora che sai, non si poteva fermare. E devo dire. E allora chi faceva? Io vado a Don Peppino, sì. Don Peppino o Salumere, e chi lo pare che ci faceva apposta? A Ido solo. Mm. 100 grammi di mortadella. Sì. Chi lo tagliava mortadella, appesava. E 140 grammi che fa, lasciamo? Quasi con tono di sfida. Chiedo, se sediamo, scusa, ma se io ce ne ordinai 100 grammi, perché sì. Me la dare 140? Certo, ma giusto. Perché per 40 grammi so consuma? Che faccio? Taglio mezza fede? Se non è 40 grammi su pecca, lasciamo? Alassassi. L'indomani ci tornava 200 grammi da così cavallo. Tagliava. E 250, che fa, lasciamo? Ce n'è 50 grammi su pecchio. Chiedo se sediava, scusa, ma se io ci sei dato 200 grammi, chiama da 250, e chiedo, ma che fosse, consumo per 50 grammi, come chi era un tipo nervoso, la terza, la quarta, la quinta volta, ignorno, se ne sediavo, senza volerlo fare, signor Rosa, un mutavo, stava a fare un vizio, e chi era anziano, signor Rosa, uscì da cavo, indappava la testa, sicco, morto. Addirittura. Morso, una tragedia, per 40 grammi di mortadella, per 50 grammi. Sì, 40 grammi su pecchi, 50 grammi su pecchi. Perciò chiedo, ci restò malissimo. Certo, non un restaro, poi ne scivo, perché insomma fu omicidio, come si dice quando uno non c'aveva colpa, corposo. Corposo, sì. Perciò, sì, era un omicidio grosso, corposo, colposo. Esatto. Perciò, ora che cosa abbiamo fatto? Siccome c'è stato il discorso del professore Marco Coppino, sì. Il professore Marco Coppino ci disse, facciamo una cosa, facciamo una seduta spiritica. Perfetto. Chiamiamo l'anima di Don Peppino. Tu ci domandi scusa, ci spieghi, io non è che voleva ammazzare. Cioè, non l'ha fatto apposta. Dice, a questo ti mette a posto, perché io non mangiava più, non dormiva più. Certo, allora, questo scrupolo di coscienza. Scrupolo di coscienza, bravo, lei capisce cose. No, sì, esatto. Ogni tanto, voglio dire, scrupolo di coscienza. Sto migliorando, standole accanto miglioro, devo dire. E sono io contento, sono meglio. Anche i miei parenti sono contenti. No, dico sì, di queste frequentazioni. E allora, Pedro, abbiamo fatto questa riunione spiritica. Perfetto. Oh, signora Rosa, ora la stanza accangiamo, Ah sì, non è più quella della... No, era arredata. Tutte, più che altro tutte parti atomiche del corpo, no? Come fai? L'orecchio di Zionino, sì. La mole di Antonello, i capelli d'angelo, tutte queste cose. Allora, ne assettiamo, a seduta spiritica, lei usate perché si chiama seduta spiritica, no? Me lo ricordi lei. Il professore lei. Forse non sape. No, glielo spieghi. Perché si chiama seduta spiritica? Non lo so. Mi spiegasse lei mia. Perché, le faccio una domanda. Sì, non mi aspettavo di farle questa domanda, spontaneo. Ma perché spontaneamente le chiedo la seduta si chiama spiritica? Non mi passa tanto spontaneo. Esatto. Vabbè, però, mi sono sforzato. Perché ho fatto del mio meglio. Bella, perché si chiama... Allora, la rifaccio meglio, perché? Sì. Senta, ho una curiosità. Sì. Mi tolga una curiosità. Ecco, no. Senta, vorrei sapere perché si chiama seduta spiritica? Spiritica?
E la seduta spiritica. Si chiama seduta spiritica prima di tutto perché si fa sedute. Sì. Perché non era alzata spiritica. Esatto. E secondo, spiritica, perché si comincia con una battuta spiritosa che a fare tenere i cianchi. Sì. Con professore Marco Coppina sta a preparare una settimana prima. Esatto. Sta settimana la battuta fu... Arancio fa la spesa? Arancio fa la spesa? Questa è la battuta. No. No. Perché? Sì. Perché mandarino. Troppo troppo cretino. No, 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 la cosa molto... Il professore, cioè, il professore Marco Coppino, io... Arancio fa spisa? No, no, perché mandarino. Io un professore è così, il mio professore sì, sì. Battuto, era come la famosa caro... Fatele ricce, sì, sì. No, chi dà la caramella, caramella, mortadella, mandarino, vabbè, queste sono le cose che si raccontavano quando eravamo piccolini. Vabbè. Perciò, sì. Fatta sta cosa, piglia e io dice, presto, professore, sì. No? Ho solo che difficile cantare prima, perché prima bisogna liberare tutto l'animo. Tutto l'animo, bisogna allora, sollevarsi. Sollevare, ognuno sì. Canta la sua canzone, dopo che ha cantato, io dice, sì. Presto, facciamo la catina. Chiedo il sauro di mio cugino Affio, ora capivo che catena era, perché la volta scorsa. E allora, presto, prendiamoci per mano, io capito sempre vicino a Ciccio. Sì. Perciò a questo strano destino, mi metti i tata così, non mi vuoi mi stavo dicendo, vedi all'improvviso il professore Marco Coppino, vedi a fa, anima di Don Peppino. Sì. Daniela Rosa, a domani un lampeggiatore. Sì. L'atmosfera era... Nell'aria oleggiava l'aria dell'ognomo, c'è cioè tutta una cosa dell'ognomo, oleggiava. Sì. Anima di Don Peppino. Sì. Io soffro. Anima di Don Peppino. Sa come c'è una seriera, professore, no? Sì. Veramente, ma che erano altre, perché io a stare chi ficchi in mano, strette da maniere. Sì. Lei sempre con... Accanto. La bacetta, sempre poi. Chi questo? Sì, Ciccio. Sì. Io. Sì. Ci vuole Viagra per Ciccio. Sì. Anima di Don Peppino. Se ci sei, batti un colpo! Come se la vivessi questa cosa, eh? Sì. Anima di Don Peppino! Se ci sei, batti un colpo! Perché si sente? Viene luce. Ce n'è uno su pecchio, che fa tu la so? No, pazzesco, signor La Rosa. C'è anche da morto. Pazzesco, incredibile, signor La Rosa. Anche da morto. Cosa di pazzi? Lo conosci tu, non amore qua. È vero. Vabbè, c'è anche da morto, Don Peppino non aveva perso il suo vizio. Non nasce tu, non muore. Va bene, dopo... E ora va a fare una settimana, vediamo. Lo so, c'è una seduta spiritica, bello, seduta perché siete seduti saluto. E spiritica perché comincia con questa bella battuta. Enrico Guarneri, Litterio. Per un attimo, che all'ultima puntata verrò così, eh? Vediamo. Non si può stare tranquille. Chi me lo deve... Ma chi me lo deve dire? Allora, candelora, cannalora, il cereo. Sì, esatto, perfetto, abbiamo capito. Allora, il cereo, la candelora di Tre Castagni di Sant'Alfio uscirà dopo 50 anni. Adesso metta lo faccio scursita, me ne metto scursita. Come è la mia? Così, così, vabbè. L'artista, è l'artista, vabbè. E allora? Ma stai vedendo che la signorina dei biglietti non la stai vedendo che ora? No, sta girando, è là sopra che gira, perché lei si concentra meglio se c'è Natasha accanto? La vuole vicino? E Natasha, cortesemente, no, venga qui, la prego, per cortesia, se viene meglio, venga qui, eccola, con l'applauso, Natasha, vieni. Ecco. Ma ne ha venduti i biglietti? Ne ha venduti i biglietti e speriamo di venderne ancora parecchi. Nelle prevendite e poi al botteghino giovedì. Ecco, si accomodi qua, Natasha. 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 E c'ha le MC però, da cosa? Allora, sarà... Che vuol dire chi? Non lo so, cosa c'è qualcosa? Maria Concetta. No. In arte Natasha. In arte Natasha. Signora Rosa, non si distragga troppo. No, no, guardi, ci volevo dire qualche cosa, mi passavo dalla testa. Posso immaginare. Ci volevo dire che la signorina conosce Duzza Urdu di mio cugino Affio, lo conosce lei? No. E questo mio cugino Affio, lei lo conosce? Io lo conosco, ormai è come se fosse un mio chisto, cugino. Chisto per battere un record di Don Mastiano? Don Mastiano era il capo Cariola, io prima di andare capo Cariola, perché non è che capo Cariola se nasce. No.
Campa Cariola si ci addiventa. Sì, con la, con piano, l'esperienza, piano, con l'applicazione. Ecco, quando io ero aiuto capo Cariola, sì. Don Mastiano era il capo Cariola. Sì. Un pezzo di cristianazzo che non teneva mai. Mangiava, carazzavano i carni. Sì. Non arrepanevano i papoli, direttamente, sì. Non carazzavano i carni. Ora, Luzza Urdo del mio cucino Affio, per battere il record di Don Mastiano, l'altro giorno per scommessa si mangiava una teglia di pasto al funno, sana, 1,5 kg di scuma fatta con l'olio. Mamma mia, quando poi, cominciate a mangiare in questo poi paese... Poi si mangiava due polli che le fatte allo spiedo, sì, 12 cotolette alla 12. Palermitana, 5 mazzi di lattuga, si dice un'insalata con 5 mazzi di lattuga, 3 kg d'arance, una cassata e 1,5 L di rosolio se tu mau. Che tu puoi chiudere. Tu mau è così per colorirlo, sì. Subiao, tutto subiao, di un fiato. Vabbè, sì. Cioè, una cosa impressionante. Vedi, quando vinno un circo, sapeva che vinno un circo? Me lo raccontato, sì. Si presentava Alfio e ci disse, io voglio lavorare qua, mi voglio impiegare nel circo. Cioè, chiedo giustamente, parlavo con il proprietario. Cioè, il proprietario che dice, ma lei che cosa sa fare? Saccio mangiare. Ha dice, guarda, se è picchioso, tutte pare sapevo mangiare. No, dice, guarda, come mangio io, non mi abbatto nudo. Esatto. Io ci disse tutte le cose che si mangiava. Mi ha chiesto, arrestavo. Dice, lei è assunto subito, è chiaro, assunto, cioè, a corpo. Diventava un'attrazione. Un'attrazione. Uno che mangia così diventa un'attrazione. Una cosa unica del mondo. Dice, lei poi ci pensavo il proprietario, ci disse, guardi, un chiamavo, dice, senta, guardi però che noi altri facciamo due spettacoli al giorno. Sì. Due, a distanza di un'ora l'uno dall'altro. Lei come fa? Non si preoccupi, ci disse Affio. Da due ricerche, mi faccio un panino e io comodo. Esatto. Cosa da impazzire. Cioè, il proprietario si preoccupava del fatto che suo cugino potesse non farcela mangiare per due volte tutta quella roba, invece lui faceva. No, dice, accomodo, mi faccio un bello panino, esatto. E accomodo. E che è una cosa incredibile. Mi ho dimenticato di dirci una cosa, signora, sì, Rosa. Me la dica. Quando sono nato io, sì, signora Rosa, i segni del destino. Quali erano? A sei mesi di incintezza. Incintezza, la prego, io, guardi, io le devo dire, ormai la gente lo sa, le perdono tante cose perché poi non mi va di fare né il maestro, io sono un zonico. Incintura. Però incintura, che c'è? Una cosa così bella, la gravidanza. A sei mesi di... come si dice? A sei mesi di... gravidanza. Ma se uno vuole dire incinta non può dire, però. Allora, quando mia mamma era incinta di sei mesi... diventa una cosa troppo lunga. A sei mesi di incintezza non ne usciamo subito. Esatto. Lo dico, mia madre ci fissero l'ecografia. La prima ecografia della storia. A sua mamma l'hanno fatta. Sì. Vabbè. A sei mesi si fissa l'ecografia, si vista una cariola. Sì. Nella rosa. Mi hanno detto che io nasci e settimatina, quando si mette mano dalla muratura. Preciso. Proprio i segni del destino che dovevo diventare un capo cariola. Esatto, quindi lei era già messo così. Era predestinato. A forma di cariola. Non è venuto biglietto, signorina. Sì. Se lei non si distrae. Ci volevo, signor Pippo Ba, un'altra volta. Signor Pippo Ba se ne è comprato. Me ne lascio uno, due, tre, però... 4, 5, 6, 7, 8. Ma poi ci ho pensato, se non ti chiedo 8, dove andassi adesso? Sì. A lei questa cosa del signor Pippo Base, di Pippo Bauda, le è piaciuta? Ma mi ha scioccato, io ero da Cotaleava, sì. C'ha ventete tanto, signor Pippo Bauda. Senta, visto 46, che siamo 48. Alla fine di questa esibizione, mi fa rivedere anche come omaggio al grande Pippo, che oggi è andato in onda sul Canale 5 con i telegatti, forse glielo daranno l'anno prossimo un telegatto a lei, chissà. Un telesuggi, ma un telegatto. Se Davide D'Amico si sposta un attimo, così diamo la possibilità anche a Natale di inquadrarla. Todoro mi inquadra, eh? Todoro, ormai lei ha consumato Todoro, poi le racconto perché ormai per strada lo riconoscono. Mi fa rivedere come cammina Baudo, un po' più lungo. Ma adesso lo usano tutti. Sì, me lo faccia vedere lei perché lei lo fa bene. Ma poi Baudo si mette così prima, no? Aspetti un attimo, guardiamo come si mette così. Si mette così. Sì. E poi dice... A signora Rosa l'ho inventato io, l'ho inventato, signora Rosa. Perché non giudici? L'ho inventato io, signora Rosa. E ora andiamo a parlare con un ospite, un magistrato importante di Catania. Padre e mia madre, sì, erano poverissimi. Cioè, ma non poveri, cioè burune, sì, proprio. Tanto. E tanto, sì. I miei genitori quando si connettero, quando si connessero. Si... Cosa vuole dire? Con calma, cosa... Quando cosa... si conosce... Conosce... Quando, sì, si conosce... Quando si conosce... va bene così, lo abbiamo capito. Conosce. Sì. Erano poverissimi. Si conobbero. Ecco. Conobbero. Era tanto tempo fa, quindi non lei non erano se lo ricorda. Erano così poveri, sì, che a cerimonia ci facevano fare andare a chiesa dei beati i poveri. Dove ci ha scartato apposta. Sì. Preciso, così...
Però, per Cunotto, insomma. Però, manco passare 5-6, tanto erano poverissime, però manco passare 5-6 anni che poi consumato complete sì. Dopo. Cominciarono poveri e poi. Consumato finiti. Complete. Mm-hmm. E, io, mia madre restava subito incinta di me. Restavo subito. Però io nasci dopo 16 mesi poi. Come è successo questo? No? Me lo spieghi bene. Ma è un fatto che scientificamente si dice che è stato un parto ritardato. Cioè praticamente nasci ritardato io. Cioè questo ascolti una cosa. È un fatto dimostrato. 16 mesi non li ha dimostrati mai nessuno. Comunque vabbè. Come cambia cucino e affido urdo nascivo di 2 anni e 3 quarti. Sì, quello l'abbiamo detto l'altra volta. Cacio Cogna stava perso sì. E che non sapeva. Lei dopo 16 mesi. Dopo 16 mesi. E fu un parto difficile fu mio. Sì. Fu mio un parto difficile perché non mi potevano pigliare pa' testa, non mi potevano pigliare manco pi' i piedi, mi volevano pigliare poco. Sì, per fortuna, lasci perdere, lasci perdere. Per fortuna non c'era niente. Non ci sono riusciti, sì. Poi studiando. Sì. Studiando, cercando. Alla fine, signora Rosa, mi potrono acchiappare due cellulari. Guarda, se va. Meno male che lei c'ha questo cellulare. E allora tira di qua, tira di là, tira di su, qua, tira di giù, taratappate. E ecco che mi ritrovo esagerato di nascita sì. Proprio. Quindi è stato cioè, il tanto cosa, tirare che ha provocato. Che succede questa cosa? Non andiamo più avanti. La notte prima del parto sì. A mia madre si ci ruppero le acque. La roccia fu un'alluvione, un dopo paese. Che fa? Scherza, signora Rosa? Sì. 3 feriti, di cui uno gravissimo. 12 senza tetto, ancora aspettano i sordi che l'intervento dello Stato. Una catastrofe. Una tragedia. Fu una tragedia. Tanto se ne parlavo. Sì. Giornali, televisioni, sì. Io quando nasci, signora Rosa, era così secco. Ma così secco che la levatrice mi tagliavo ci stesse 20 minuti per capire qual era la ritta e qual era la storta. Non si capiva perché era una cosa proprio troppo secca. Cosa pazzesca. Lei ha creato subito problemi però, dall'inizio, subito. Dal primo giorno. Subito. Poi a furia di latte, di panacotto, cresci. Bello, quel panacotto bello, caldo, sì. Cresci che era una bellezza. Sì. Non c'è la bellezza, cresci. Lei è cresciuto. Cresci. Diciamo che è cresciuto e va bene. Così. Siccome mi volevano bene troppo a casa, sì. Di 2 annuzzi e mezzo in poi mi cominciarono a dare un sciroppo. No, che dopo sviluppare la fame, che dopo farla passare la fame, sì. Per farla calmare. Perché lei era troppo affamato e a casa. Che sono... troppo poveri. Non c'era garanzia. Ci disse che a mia casa il secondo chiamavamo così, sì. Il secondo chiamavamo così perché non mangiavo ma il secondo. Se sì. C'era o non c'era. Sì, sì, sì. Lo chiamavamo capitava, insomma, sì. Capitava così. Comunque poi crescendo, perché finalmente ci fu fatto da scuola, tutto quanto, e poi ci fu fatto da prima comunione. Ah. Insomma, sono varie tappe nella vita di un bambino, poi di un uomo, la prima comunione. E la Rosa? Che è successo? Quando mi fece la prima comunione io, che aveva il nocca, che... Cioè, ma questa l'abbiamo avuta tutti, sì. C'era macara lei? L'ho avuta anch'io, sì. Vestitino blu. Io mi sono macara la fascia qua. La fascia è qui, sì. Ci ubbiaro l'occhio da testa tutte lei? Tutte cose, uguale. Ubbiaro l'occhio, le crescite sono uguali. Me, quando mi fece la prima comunione io diventai un autocristiano, signora Rosa, ero diventato buono, carino, gentile, educato. Una trasformazione. Me non dicevo bugie, non dicevo munzignarie, sì. Non dicevo manca la verità. Sì, se lei non diceva nulla. Sono diventato molto concreto, una cosa... Proprio una trasformazione completa. Completa, eh? Parlavo sottovoce, piano, non dicevo brutte parole, aiutavo i vecchietti a attraversare la strada. Una volta mi succedeva una cosa, con un vecchietto stavo attraversando la strada, piglia ad un momento preciso dove piglia scidecau, che cascavo proprio nel momento che stava arrivando una macchina. Beh, io acchiappo il vecchio di capirli, che mi trascinai fino ad andare a banchina. Bravo, per salvare la vita. Certo. Tutto che giusto era tignoso. Non c'aveva un acchiappalo, signora Rosa. Sì. E era stato da, un'era. No, da, proprio, sotto la macchina completa. Dopo 3 giorni io trovavo all'ospedale, come viste, me la stavo io alla bottiglia di un succo di frutta, ma cagliavo da la testa. Ha fatto bene. Comunque. Diciamo che prendiamo per buona questa sua trasformazione. Era diventato proprio un buono. Sì, sì, poi ho sentivo forte lo spirito della materia. Lo sentivo forte. Lo spirito della materia. Cioè la materia non tanto. Sì. Sentivo forte lo spirito. Siccome mi smenete un ginocchio. Sì.
Sminnittiai i camaleonti, vuol dire insomma si è lacerato, si è sbucciato, un ginocchio, sì. E mi fece tutta la materia, sì. E chi non ha un dise forte, sì. Ma quando mi abbia ruspiro tu un dise troppo forte, spero, okay. Troppo forte. E questo è l'episodio della mia prima comunione, signora Rosa. Vabbè, insomma, poi parleremo di suo cugino. Poi parliamo del saguro della cucina. Litterio Enrico Guarneri. Allora, maestro, resti con noi. Volevo velocemente chiudere, almeno per stasera, questo capitolo sulla partita. Vi aspettiamo il 7 di maggio. A proposito di ringraziamenti, ringraziamo non solo gli artisti, non solo i giornalisti, non solo i magistrati, ma anche chi ha collaborato, devo dire, all'organizzazione di questa partita, cioè Fulvio Riolo, Ernesto Marino. Me la ricordo. Sì. Diceva, eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua. Sì, faceva così, grosso modo. Così come andiamo a dire noi, un po' a scivolare. Però c'è da dire che se la ricordo. No, ma queste ce le ricordiamo, Tonino, questo volevo dire io poc'anzi. Le altre canzoni non ce le ricorderemo facilmente. Sì. E c'erano tutti i parenti assettati che esergi tutto attorno e noi si ballavano due mezzo. Poi c'era la nonna che era chi da più attenta per controllava, chi che controllava i movimenti. Mai, chi che chi sono sto caruso sta sbagliando, fuori. Sì, sì. Vabbè, usciva dal cartellino rosso. Allora, sì, sì. A proposito di cartellino rosso, domani, anzi dopodomani avremo un arbitro donna. Sì, me l'ha detto. Ecco, lei ha già saputo questo, sì. Quindi si comporti bene. Perché ci sono anche due guardaline uomini, quindi insomma per tenerla a bada eventualmente. Ma che c'è a dire allora? Niente, giochiamo e basta. C'è un arbitro. Un arbitro donna, un arbitro cornuto. Non, non ha... no, volendo gli si, le si può dire, però insomma. Arbitro tapparare. No, però. No. Catanese, siciliana come tutti noi, però adesso poi la faremo parlare, per adesso sta entrando. Sto pigliando informazioni. Esatto, le piace? Ma era paio perché volevo cucire bottone. Lo so, venga qui. A proposito di bottone, Daniela, ci vediamo dopo. Io vorrei un attimino restare. Mi faccia vedere, venga qui, venga qui. Vorrei un attimino restare sul suo look. C'ha la giacca in crescenza, com'è? Signora Rosa, con lei non si può fare niente. Non si può fare niente, lei viene in televisione, ci saranno almeno 30 persone a casa che la vedono, oltre alle 150 che sono qua. Come mai questa giacca così? Perché mi ha cartella di seconda mano. Ah. E chi duca ce l'aveva era uno straformato. Okay. Era. Okay. Che lei però ha fatto un affare. Io costurere ce l'hai un paese, però non ci ho avuto il coraggio di portare cilla. Perché è troppo lungo? No, perché tempo fa ci portai una giacca, sì, che mi avevano portato chi sta dall'estero. Una stoffa d'inglese, una cosa bellissima, signora Rosa. Ma mi sa tante volte che finivo che si scioccavo, perché poi impinci, si scioccavo da qua, poi si consumavo da qua, perciò ci ha portato in due costurieri che sono due paesi dicendo, senta, se te porta la roba, perché la roba la pare tirare dall'estero. Proprio per essere uguale a quella che lei aveva visto, bellissima, di grande fattura, rarissima, non c'era. Rara, sì. E ci portai la stoffa che mi costava un occhio dalla testa, sì. E ci portai magari, ci disse meno. Ma fai precisa, cioè bravo, fai a così la precisa, bravo, che c'è la stoffa che mi costava, sto tranquillo Marisino, tranquillo, io mi pigliavo in misura, tutto cose, perché la giacca che stava scioccato, cioè, da era tutta, stava scioccato la da giacca qua. Era lisa. No, anche giacca era mia, che c'era lisa. Ti lasci stare, non lo sapevo. La giacca era lisa, era sciupata, era forse, strappata. Forse un modello era. Modello lisa, vabbè, d'accordo. Era scioccata, perché. Lasciamo perdere, lasci stare, lasci stare. Perciò non la potevo utilizzare più. Esatto. Ci portai la stoffa, sì, al sarto, perché io dico, tranquillo, te ne puoi dire, te la faccio precisa. Perché era dato assicurazione. Che era la striscia da qua, tutto che cucitore, signora Rosa, cupetto così. E dice, può vendere fra 20 ore. Ci tornai dopo 20 ore, ma la feci precisa. Cioè? Di scioccata da qua e scioccata da qua. Vabbè, disgraziato. Ma in questo modo... paese, ma cosa l'hai impazzito? Ci posso buttare la giacca che sta. Ma cosa l'hai impazzito? Ha ragione. Ma io... la posso portare a giacca questo. Io ci dovrò venire prima o poi in questo suo paese. Ma che cosa ci porto? Aspetta ora, tutto parla. Lo so che mi aspettano, ma non so dov'è. Comunque, andiamo avanti. L'estate... L'estate, signora Rosa... L'estate è foriera... Esatto, bravo. Hai visto? Bravo. Di novità e l'estate, lei... l'estate per me è stata, si può dire, forastiera, perché, sì, perché dovevo partire. Bravo. Cioè, praticamente ad un certo punto disse, ma devi passare una settimana fuori. Bravo, è giusto. Chi di noi non ha fatto almeno qualche giorno di riposo? Esatto. Ecco, perché si è così? No, perché lei mi capisce. Io la capisco a voi ormai. Lei è lo stesso dell'anno scorso. Preciso, non sono cambiato. Perciò io mi sono andato e dico, me ne volevo andare in Inghilterra. Oh.
Non ci sono andato. Perché? Sono, perché siccome c'ero tre paesani me. Sì. C'è io, Saro Scarpuzza. Sì. Mario Mannarino. Perfetto. E lo Zavur di me cucino. Esatto, che mi mancava perché so. Esatto. Scarpuzza, mancava. Scarpuzza si chiama così perché chiedo non è che. Chiedo, che non è che aveva scarpe. No, che cosa c'è? Ciao, valigi. Esatto, che cosa. Ah, sì, nel parcheggio, andò al garage, metti le scarpe e chi ha una scausa a casa. Esatto. Lo sai, c'è 56, 58 di piede. Lo sai, c'è una cosa esagerata. Mario, chiedo Mario Mannarino perché siccome ora si stanno usando queste capite con queste. Sbagliava a dose, signora Rosa, sì. I capite ci devono dare un coloro di un mannarino. Esatto. Non si ci portano parecchio. Magari c'ha uno di mannarino. Addirittura. Cioè, è un tutt'uno col mandarino. Esatto. Perciò chiesto, se ne era in Inghilterra, sì. Quando tornaro, che io dovevo partire, mi ho informato come si stava. Signora Rosa, cose di pazza da sto paese. Che è successo? Allora, io ci posso dire in un paese che si chiama Inghilterra e si scrive Gran Bretagna. Già chi sta fatto una cosa che mi dice. Esatto, quindi lei già un pochettino si è confuso. Fonè, certo. Hanno strade, signora Rosa, sì. Chiedemi contare, che hanno strade larghe, ma larghe, a strada ritta di Catania, a Via Etnea, sì. Quattro volte di larghezza. E li chiamano street. Sì, ma Rosa, no. Signora Rosa, questa cosa è grave. Lei non conosce l'inglese. C'hanno perché... l'autobus, sì. Signora Rosa, a due piani, certo. Gli auti, sì. Li chiamano basse. No. Signora Rosa, ma chi vabbè, stiamo scherzando? Vabbè, lei... Tra di loro si insultano, sì. E ho bello che non se ne sentono, io. Perché? Che forza di boia, di lordi, su dicono lordo così, boia così, mute, ma, non si offendono. Non si offendono. I cavalli chiamano orsi. Signora Rosa, ci poteva dire? No, giusto. E ci rinunciai. Certo. Disse, basta, me ne vado, cammini, che c'era un'altra gita e me ne sono andato in vicino l'Africa, Medio Orientale. Del Medio Oriente. Medio Oriente, addirittura, non lo sapevo. Sì, sì. Cioè, lei dall'Inghilterra. Sì, perché io disse, dai, ci vado, mi confone. Sì. Del Medio Oriente, che purtroppo non ci porti i ricchi, chiedo che i treni lì Torino non ci arrivano. Come no, certo, non ci possono arrivare lontano. Perché io cale Torino sono un veterinario, ormai da sì, Torino. Lei è un dentista della. Non ci sono problemi. Della Torino, sì, vabbè, è un veterano, sì. Un veterano. Ma per pigliare la nave, pigliare dopo. Certo, signora giusto. Rosa, ma non la nave come. Che cos'era? No, la Rosa, una nave che non finiva mai. C'erano i cinema, i negozi sì. Da sopra. No, quando pigliava l'onda, sta cosa abbiamo andato all'aria, così e poi calava. Pa! Quando io chiamavo andall'aria un stomaco come stava piantato in terra, giusto, giusto. Cose dall'altro mondo, finalmente arrivavamo. Questo è un paese, magari questo è un paese strano, tutti i film ne sono con una cosa davanti, sì. Come si chiama, che io non mi ricordo, lo vuole dire lei? No, non mi ricordo come si chiama, lo Shadow, ecco, questo, tutte queste cose così, perciò però bello ne portare in albergo, poi ne fecero fare una passeggiata. È un paese nuovissimo, canonato, è veramente cose diverse. Arrivato a un certo punto, mentre stava a camerano, signora Rosa, siccome andava a gita con mia, eravamo tutte pare, ci venne una zita. Certo, lei se ne è portati tutti dal ci paese. Ci venne un amico mio, Franco, chiedo che ho paese chiamiamo Ciccio. Ah, Ciccio, sì, sì. Io come disse che stavamo partendo contento, dice sì, facciamo questa frociera. No, aspetta, qua la fermo, qua la fermo perché può sembrare una cosa strana. Cos'è la frociera? La frociera che abbiamo fatto, che si chiama così. Ma cosa eravate tutti? Sopra la nave. Ah, sopra la nave. Pensavo, vabbè, un'altra. Perciò, arrivai dopo, sì. Signora Rosa, stava camminando da sti mercati che vengono tutte queste sì. Cose, lampade, arrivata a un certo punto in un angolo della strada, vista uno assettato, signora Rosa, sì. Se stranezzasse. È normale, cioè l'hai sempre stranezzato allora, che è normale. Era settato sopra i chiova. Addirittura. Sopra i chiova. E cos'era? Era un facchino. Un facchino. Settato sopra i chiova, con un frescaletto davanti, sì. Signora Rosa. C'era un panaro, come sì. Chiede per cogliere l'arancia, no? C'era un panaro. Un cesto, diciamo, sì. Un cesto. Un cesto. Sì. Capivi, se allora chiedere un'altra cosa. Picchia di sto panaro, signora Rosa, picchia qua, cominciava a nascere un serpente. Non faccia gesti particolari. Nasce un serpente. Un serpente, vabbè. Un serpente, chiedo, sì. Chiedo un dlindlong, sì. Chiedo... E chiedo, chi suonava, signora Rosa, e chi un serpente nasceva? Sì. Ma proprio che s'attesava, ti lo sapevo io che andavamo a parare qui. Io, le ho detto, Rosa, non faccia gesti in consulti. No, vabbè. Io, signora Rosa, che sogno un amico, per davvero. Io sì. Subito pensai a Ciccio. Ciccio, sì. Io disse, sto frescaletto, se fa chiedo che era tutto un gudureato, perché chiedo Ciccio, tutto un gudureato. Sì, non è più normale. E ho serpente, sì, sao. Sì. E disse, madonna,
Carmono, disse, andai a mia testa. Perché mi ci avvicinai a Chiro, a Facchino, ci disse, scusi. Facchino? Sì, sì. Chi sto che suonava? Facchino. Perché ci disse, scusi, chi lo suonava, che metteva, non si smetteva di suonare. Sì. Ci disse, scusi, ma questo coso funziona con tutto così. Perché chi lo piglia mi fece. La sa un serpente, signora Rosa? C'era un pezzo di corda tutta angoduriata. Che a me mi ricordava Ciccio Preciso. Sì, perché è un po' congurduriato, sì, come se ne andava a corda, chiede, la corda, signora Rosa! Piglia che la onda all'aria! Ma dici, è preciso, sì. Tipo, funziona! Ucatai, signora Rosa, mi fece prestare magari sorte di Tinazzi, da quei chiami sorte, ma ucatai mi portai in albergo, di corsa. Certo. Trasin da stanza, un c'era Ciccio curcato, perché io si stava sul seno, dice, ma Gesù, fermo, non ti muovere! Resta curcato un sì. Signora Rosa, la carnagione tutta increspata ce l'avevo io. Mi mise il piede letto, ci puntai due cose che io dormeva e dicevo. Anche l'espressione sì, mi ricorda quella del sì, Facchino. Bravo, sì, sì. Oh, se non ci può, manco un frescaletto, non c'è poi niente. Cioè non c'era nessun movimento. Niente, poi ci fece un corpo. Cominciate a vedere qualche cosa! Signora Rosa! Bravo! Quindi al secondo tentativo qualche cosa succede, qualcosa si è svegliato. Perciò io come anche la musica è quella lì. Che me lo vai un frescaletto, ci disse Ciccio, stavo dicendo Ciccio, stavi chiamando. Subito, c'è la reazione. Signora Rosa, cavolo, il problema era serio. Certo. Non si poteva smettere di suonare. Certo, bisognava suonare sempre. Per forza. Perciò la trovo. Come ho visto che se muoveva qualche cosa sta sì, coperta, io con una mano lo sai un frescaletto. Sì. Con l'altra mano suonava. Io Ciccio contento che era. Cercalai il coperto, signore. Cercalai un pigiama, signora Rosa. Calmo, vabbè, comunque vada. Piero, avevamo un taglierino. Ah. Cioè troppo male. Cioè lei ci ha raccontato tutta questa storia, ha fatto tutta questa. No, perché io disse che abbiamo risolto il problema, certo, di Ciccio, no? E invece no, signora Rosa. E come è finita così? E pazienza, che vuoi fare? Senta, lei lo sa come si chiama il mercato arabo? No, che come si chiama? Souk. Scansatene, signora. Lei, se lei è un uomo di cultura, se lei ha viaggiato, io sono stato spesso nei paesi arabi. Che amo in modo particolare. La cultura c'è ora, sì. Questa a Tunisi, a Marrakesh si chiama souk. Non lo sapevo. Ora esatto. Chiesto muscri, sì. Prima che mi scordo. Che ha un pelo di capello di donna qui. Sì? Sì. E che è stato, signor Rosso? E quindi scopriremo dopo. Imperio, Enrico Guarneri, vieni. Va bene. E allora? Facciamo sempre il solito esperimento che funziona anche nelle piazze. Signora Rosa. Casemo, lo so, qua resteremo per questa sera. Buongiorno. Vuole mettersi la scuzzetta? Perché, caro assessore, cari presidenti, cambia. Guardate un attimino nel monitor, Natale Zanaro, ecco il primo piano. Guardate come cambia l'espressione, che già di per sé è questa, no? Questa è l'espressione, diciamo, di Litterio quando si alza al mattino. Questa, invece, è l'espressione di Litterio quando poi entra nel personaggio e ci racconta le sue avventure. Signora Rosa, mi dica. O paese c'è Filippo. Lo sappiamo sentire, Filippo Perepere. Perché voi nei paesi avete i pecchi, questi soprannomi, sì, questi certo, pecchi. Dai, sì. Cerca un Filippo Pulvirelli, e qui è Pulvirelli, Cosentino, la rosa, niente. Perepere. Abita lì. Cuore con Filippo, sì. Che non si aveva maratato mai, non si poteva maratare. Ma perché, che problema aveva Filippo? Chi su, chiamava un Filippo Perepere, sì. Signora Rosa, sì. Parlando con rispetto, sì. Ci fettevano i peli. Quindi allora non è che si chiamava Periperi perché camminava molto, perché aveva questo problema fisico, diciamo. Una cosa mostruosa. Questo si è parato così e si metteva. Sì. I fazzolettini che di imbevuti, che di profumati, ce l'aveva un goduriato in dieta, tutto così. Niente, ma non riusciva a vincere questo problema. Dimmi una scansa, andava a state, stavo ogni anno con le scarpe chiuse, a ora di lavorazione, se lo volevo portare alla montagna, se lo volevo portare. Per fare in modo che gli altri non soffrissero. Che? Lo portavano in un campeggio, ci davano il posto gratis, sì. Lo campeggio. Basta che io la notte si cuocava chi i piedi fuori dalla tenda. Sì. Zanzare, moschitti e lapuni morti per asfissia, io quindi lo utilizzavano
Tant'è lo utilizzavano come deterrente per le morti. Una cosa spaventosa, una cosa che di ereditati su suo padre, tutti, suo nano. Erano una famiglia di periperi, e ogni generazione peggioravano, sì. Quindi Filippo proprio era al massimo. Sa una savotella. Sì. Perciò questo lo vanno a ratare, questo lo vanno a portare. È un problema grosso. Una carusa che si chiama Concettina, di un paese vicino, questa carusa non sapeva, non conosceva. Perciò vedi, si fece uno ziti e indemponente si marataro. Chi sta carusa, sta Concettina, ma conosceva nudo il paese. Ah, io quando parlavo con Filippo ci parlava sempre ciao Filippo, così con la mano sì. Davanti chi è venuto stasera magari trasse sempre questa mano davanti, che io c'avevo passo che era timida, anche a me sembra timida. Pare che dici, e invece quella rosa sì ci fetteva la lea. Signora Rosa ci aveva un alito che San Cristiano pigliava da faccia e mandava all'ospedale completamente. Quindi proprio diretto. Ci parlava sempre con questa mano così. Perché lei insomma si difendeva. Si difendeva, si proteggeva. Chiedo che cosa ne sapeva Filippo. Perciò se marataro, lei solo immagina la prima notte da nozze. Terribile, sono due problemi di questo genere. Chiedo Filippo si invocava un don bagno, inghiavava schia bagno, se ne stesse chi piede a modo mensura. Ci abbiamo bicarbonato, spirito, poi c'avevamo musture, io che stava preparato, arramanavo tutto cose. Insomma, in qualche modo si preparavo, si inizia i ciabatti chi da aperti, ventilate completamente. Sì, per evitare. E nascivo do bagno, e nascivo io e trasivo sua moglie, no? Trasivo Concettina. Concettina quando si incrociarono dalla porta ci disse, veramente un minuto che. Io magari c'avevo i colluttori preparati, gargarismi, chissà che cosa stavo combinando. Cercavano insomma di camuffare questi loro problemi. Per forza! Certo. Filippo come uscivo da bagno, perché se arrivo da... Madonna, mi scorda io, cosa sento da bagno? Che già va trasuto Concettina. Perciò subito si precipitava un da porta, tutto pulevo. E Concettina, apri subito. Chiede Concettina, perché si stava preparando, aveva parato di cose. Dice, sì, un momento, si preoccupava. Dice, Madonna, sai che cosa succedeva? Sovra pensiero, non ci dice caso, una mano non sa, niente davanti. Signora Rosa spalancava la porta. E ci disse, che c'è Filippo? Della Rosa, posso immaginare quello che è accaduto, Filippo pare che si è rubato un autobus da faccia, dice così, Madonna, e che si calava i cosetti, impressionato. Ho capito, quindi Filippo pensava, però capitano tutti a lei, questo è il problema serio. Adesso torniamo in salotto perché poi ha altro da raccontarci. No, c'è sempre qualcuno, Presidente Musumeci, c'è sempre qualcuno che la capisce dopo, no? E allora c'è, sì. Succede anche a te. Succede anche a me. No, volevo dire una cosa, resti con me. Adesso invece lasciamo da parte Concettina e parliamo invece di una donna bellissima che tra l'altro è siciliana ed è di Messina ed è stata scelta dalla regione siciliana per diventare testimonial di questa nostra terra. L'abbiamo già detto prima, voglio ripeterlo perché l'appuntamento di domani per noi è importante, verrà a trovarci Maria Grazia Cucinotta, però lei però è in teatro domani sera. Ce la fa troppo forte. Lo so, ce la fa troppo forte. Lei. Allora, Maria Grazia Cucinotta verrà con l'assessore Nino Strano che ha mantenuto questa promessa e quindi verrà a parlarci di questo spot per la regia di Michelangelo Antonioni con le musiche di Lucio Dalla. E Maria Grazia Cucinotta però dovrà registrare la puntata un po' prima, quindi devo dire, oppure perché... Però ci arrivo anche io, Sì, ma cara lei è sudato, Sì, anch'io, però non mi ciuscio. Allora, non si sciusci più anche perché entra nel microfono. Ci fa sapere finalmente la versione ufficiale fatto di questa poesia. L'ha portata al maestro, com'è andata? Mi ha messo 6. Vabbè, mi ha messo 6. Come mai soltanto 6? Perché dice che c'è un poco vastasso, qualche riferimento un poco vastasso. Se non l'avessi fatto mi mettevo 8. Però io mi accontento di 6. Per cominciare, allora. Perché chi si contenta gode. Sì. E siccome io. Quindi lei si fa forte di questo detto, sì. Esatto. Sì. Allora, la poesia si chiama Mutatis Mutandis. Come si chiama, scusi? Mutatis mutandis, bravo. Che in latino mi hanno detto significa tutto cancia. Sì. L'inizio ormai usano tutti. Beh, però lo ripeta, insomma, per conoscenza. Quando Adamo visti a Eva. Questo con enfasi, Camutanni non aveva. A scivolare. A volare.
si cominciò a scervellare perché la voleva commigliare. Perfetto. Per non si sariari con il signor La Rosa. Ah, io c'è. Adamo, questo Adamo, cioè c'era già, c'era un signor La Rosa, un avo, diciamo, sì. Ammarronò il pistacchio. Sì, ha fatto bene, allora Adamo è un signore. E pensavo un'altra cosa. Perfetto. Giranno e furriano, scippona foglie e fico, e a tipo contrabbanno chiami sin dove dico. Va bene. Ci siamo. A poi? Sì. Per mettersi ancora più sicuro, ci pone un'altra foglia e ci commiglia un... Non si può dire. Non si può dire. L'avete capito, si sì. Si capisce, no? L'avete capito. Basta così. Quando si capisce, si capisce. Ah. Ah, che ah. Da stati era bello, per chi si rinfrescava. Sì. Ma purazza Eva un domenico ci agghiacciava. Sì. Allora, a commigliau che perdi d'animali, per chi mutanni veri l'avevano inventato. Certo. Infatti, dopo secoli e quasi 2000 anni, si cominciare a vivere con capparo di mutanni. Cioè, per passare 2000 anni. 2000 anni, sì. A prima tutti longhi, da panza a fine peri, ma dopo alleggio, ero sempre più accorzari. A moda, poi ci resevi l'ultimo coppi razia, e i mutanna longa passava a sua disgrazia. Che sì. Tagliate, no? Sì, tagliate. Un colpo secco, sì. Mutatis mutandis. Questo, scusi, lo dica con più enfasi, visto che la... Sai che sta con sì, si alzi persino... No, E c'è un microfono che mi pende tutto questo. Ecco, lo metto nella sacchetta. Sì, lo sistemi là. Mutatis mutandis. Canciò tutto ti botto. E de mutanna longa già si passò il culotto. No, però questo lo dico anche al regista, ma quella zena non mi piace, perché lui dice qualcosa di un po' più frizzantello, lei si preoccupa. Si prega. Dunque, sì, culotto, siamo arrivati al culotto. Sì. De peri alle ginocchia, dei cosci fino all'anca, finiu che oggi nascono coperizoma e otanga. Arriva precisa, eh? Bravo. Bravissimo. Questo ce lo dico al pubblico. Ma non vi preoccupate. Ah, questo è rilassante. Miei cari mutandini, picchi o curti o longhi, facete tutta la stessa fine. A poi... No, scusa, che alla a fine. Poi in decalati siete troppo forti. Per chi ha rusvigliati, vi giuro, magari cosa morte. Vabbè. Io lo so, stai scherzando, lo sa che la voglio bene e ci sto. L'Imperio, bravissimo, Enrico Guarneri, bravo. Croce rossa, bella croce. Fa impressione. Sì, lo so, però è così, quello è un segnale che serve al datore luci per puntare. A vegno buono. Sì, per puntare, così viene troppo buono, sì. Signor La Rosa, che cosa ci devo dire? Non che lo so, praticamente non lo so quello che lei mi deve dire. Praticamente il discorso è chiuso. Io ci ho fatto la promessa prima, no? Ci ho detto che io se... Lei mi ha fatto la premessa. Mi è peligroso per la volta, per la promessa è una cosa. Ci ho fatto... La premessa è un'altra. Lei mi ha fatto una promessa. E io praticamente me la sono dato in discoteca. E ogni promessa cos'è? Un debito. Ecco. Perché praticamente mio cugino dice che poi mi ci portavo io. Ora mio cugino, perché era, io era spacennato, che non c'era niente che fare. Sì, siccome io praticamente mio cugino io che si acchiappavo forte con sua moglie. Se proprio si acchiapparo forte, ne uscivo da casa, perciò non avevo niente che fare, mi dispiace, portate. Questo mi dispiace. Perché io mio cugino, di Samaritano, che non avevo assai, avevo picca che Samaritano. Io sono stato sempre un tipo astrologo, eh. Astrologo? Non come l'astrologa che c'era qua sì, l'altro giorno. Un tipo strano, un tipo così. Bizzarro. Ecco, io avevo vizio di carte.
E poi avevo visto di carte, io giocavo sempre le carte, da mattina alla sera giocavo le carte, a briscolo, a tresetta, a scupo, a scupone, giocavo sempre le carte. Io quando parlavo ormai che avevo acquisito un linguaggio che parlava sempre, oh, dai briscole, oh, tu così. C'è anche nella vita comune, questa abitudine. Utilizzava questo gergo. Questo gergo utilizzava. Lei che è amico suo, mi traduce che cosa vuol dire. Vabbè, questo linguaggio. Questo ringrazio Santino. Chiesto, sì. Cioè, perciò no paese praticamente, chiesto, non si poteva fare zitto, non si riusciva a fare zitto. Perché i film non è che si mettevano con uno che c'ha questo vizio. Poi perché ogni giorno come fu e come non fu, che poi si sappia come fu. Sì. E perché acchiappava una carusa di un paese vicino, acchiappava una carusa di un paese vicino e Samarataro, perciò. E questo fu invitato, io a matrimonio, tutto cose. E signora Rosa, lei ci dico perché siamo qua un bugno d'amici, siamo sì, certo, ci sono alcune la prima notte del matrimonio. Come è andata? Mi ha cucino. Trasa andava a stanzia a letto. Si mette andò a letto, tale sua moglie ci fa bene. Così. Nai briscole. Scusi, Scusi. Chiede assurdo. Quella là, giustamente. Chiede giustamente. Chiede giustamente, tale onda a facci. Da Carusa, chi ne sapeva? No, dice, guarda, proprio a briscolo non me ne trovo. Ido, a collera. C'è pancato. Se buttavo di banne e s'addomesciva la prima notte di notte. Notte. Chi era da Carusa chianto, l'intomane. È rimasta delusa. Se restavo troppo male. Dice, forse ha un strapazzo di un matrimonio, ha giornata. Aspettiamo domani. L'indomani la sera la stessa scena. Io si prepara. Io da poi mi contavo a mia cucina. Se coccavo un doletto a tale che schiudono l'occhio più forte di adesso. Così. Perciò chi dice Cassia, ma sera fu un corpo che fallì un corpo. Sì. Perché ci dice, che vuoi? No, i briscoli! E dice, no, i briscoli no, mi ha paccato! Se buttavo delle banne a sto domicilio. Da Carusa è chianto, l'indomani perché è vine in mia. Dice, sai, tuo cucino, così. Dice, scusa, mio cucino non è che è pazzo. Che tu dici sì, che te può fare, no? Che vuol dire che. E allora per davvero puntuale la terza sera di nozze, no la prima, manca la seconda, la terza sera di nozze. Vediamo il terzo tentativo. Come se coccavo, che il mio cugino ci disse, veda, no, i briscoli, chi da ci disse. Sì, io ci metto un caroco. Io guardi, perché io era uno che voleva giocare sempre sul sicuro. Certo, voleva essere. Voleva giocare sul sicuro. Sta cosa io avanti per un mese, ogni sera. Io ma i briscoli, chi da sì, io ci metto caro come una carneficina, scialabia certo. Proprio. Scialabia fice. Il 31° giorno nel cucino arrivavo da stanza letto. Sì. E questo fu praticamente la notte che poi mi portava alla discoteca. Sì. E io si coccavo e si giravo delle bane. Sua moglie, io cominciavo, no? Sì. Affio, chiedo, che c'è? Dice, guarda che hai una bella briscola. Cioè chiedo giustamente che hai uno che sa più giocare. E non è che io chiedo io capi vincere. Certo, uno chiedo, serio, uno qualificato, diciamo. Sì. Si buttava appena ci disse, non ce ne è carico. Scusa. Io era deciso, cioè no, non ce n'è caro. Io che era una che insisteva, stesse manco 5 minuti, e affio, mi ricacciai una briscola troppo sicura. Chiedo giustamente, mio cucino, ci disse, senti, ti disse che caro con nonnaio. E chiedo un'altra volta, guarda che hai una bella briscola, chiedo, vieni che caro con nonnaio. Questa svergognata. Cala i cupetti, ci cala il pigiama, dice, oh vero, con caro che ce l'hai! Che non so se ho questa cutia, non ho più capito lì, gatti! Ha capito, signor Roma! È sacchiapparo forte! Questa non me l'aspettavo! Sacchiapparo forte! Sì! Sacchiapparo forte, perciò... Sa che paro forte, io non uscivo da casa e mi telefonavo a mia. Sì, no. Dicevo, vedi la discoteca. Guarda. No, va bene. Ho capito. Che poi,
Che poi mio cugino è, sì, è una persona... Sì, uno serio, il suo cugino, sì. Ma è una persona seria, una persona educata, una persona pulita. Sì, immagino. Ma quando io da soldato ci reso una medaglia che da... Al valore. Al valore di igiene. Al valore civile. Di igiene. Perché di igiene? Perché ci hanno fatto una cosa, io mi sono fece una specie di parata a Piazza d'Arme, no? Sì. A caserma. Perché c'era un colonnello che passava tutte quante in rivista, io o primo ci disse, o primo che era prima di, c'erano, prima di mia cugina ci disse, soldato, ci disse, che cosa c'hai tu nello zaino? Perché erano pronte per partire, perciò che lui ci disse, signor colonnello, io ho la borraccia, ho i galletti, ho i viveri, un sacco a pila, la pistola, i pallottole e sette para di mutanni. Perciò che dice, come sette para di mutanni? Sì, signor colonnello, ci disse, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, bravo soldato. Sei un soldato valoroso e pulito. E passavo un secondo, chiedo che era prima della mia, sì, cucina, che la cucina uglieva. Come arrivano, chiedo, che soldato, che cosa c'hai dentro lo zaino? Perché chiedo, ci disse, signor colonnello, c'ho la borraccia, i galletti, i viveri, un sacco a pila, la pistola, le munizioni e otto para di mutanni. Dice, come otto para di mutande? Dice, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, di mattina, e di sera. Tu sei un soldato valoroso, ci disse. Ci disse, sei un soldato... Ci disse, sei un soldato valoroso e super pulito. E quindi se ne è mio cugino. E mio cugino dice, soldato, che cosa porti attorno allo zaino? E che dice, c'ho la borraccia, i galletti, i viveri, un sacco a pila, la pistola, le munizioni e 12 para di mutande. Il mio colonnello dice, come 12 para di mutande? Che cosa devi fare? E io dico, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Questa è una medaglia che le chiede. Enrico Guarneri, Listerio.